Allora, buonasera a tutti. Visto che sono le 6 e un quarto e c'è parecchio materiale, stasera si comincia, e anche se diciamo, qualcuno arriva alla spicciolata, so bene che le 18 sono comunque un orario non facilissimo da raggiungere, per raggiungere insomma Sesto Fiorentino magari da dove arrivano. Allora, velocemente, anche per chi con piacere vedo c'è sempre, so che vi sorbirete come sempre la mia introduzione, per chi non c'è mai venuto, è la prima volta. Benvenuti a chi viene la prima volta e ringrazio ancora chi ci ha diciamo onorato la presenza per più di un evento, anche non consecutivi. Allora, perché facciamo tutto ciò? Siamo un'azienda che sviluppa software su commessa, che sviluppa componenti in vari ambiti e il tutto si riassume, quello che facciamo si riassume in questo payoff che è State of the Art Software Engineering. Cerchiamo di mantenerci allo stato dell'arte, cerchiamo di scrivere software sia usando best practice, sia usando tecnologie nuove e ovviamente valide per risolvere determinati problemi e processi allo stato dell'arte. Dove applichiamo tutto ciò? In un sacco diciamo di attività, in particolare quella che ci vede interessati oggi, che dove parliamo della parte web, diciamo di AngularJS, il secondo incontro che facciamo su AngularJS, che è una tecnologia che abbiamo ampiamente adottato per realizzare applicazioni web, e questa la usiamo sia nella parte di consulenza sia nella parte di progetti, quindi sia nella parte di ricerca e sviluppo. Diciamo ha un po', la stiamo provando a utilizzare anche nell'ambito mobile, quindi cerchiamo di provare a usare AngularJS anche nello sviluppo di applicazioni mobili ibride, quindi cerchiamo di mescolare e di contaminarci diciamo dal punto di vista dei gruppi che ci sono in commit e che si occupano di attività diverse. Allora, questa Commit University appunto adesso la lista si è allungata, siamo all'ottavo evento, tra l'altro un evento dove riproponiamo un argomento che ha lanciato diciamo questa iniziativa e insomma che ritenevamo ai tempi un argomento di moda e adesso lo è ancora e per noi diciamo ci sentiamo ancora più preparati e più convinti della scelta che abbiamo intrapreso ormai un anno fa di adottare Angular come uno dei nostri framework principali per quanto riguarda lo sviluppo in JavaScript. Come vedete abbiamo trattato di diversi argomenti, questo evento lo dico per chi non c'era, spaziando da tecnologie diverse, ambiti diversi, diciamo la prima volta siamo venuti al cinema, vista l'affluenza è stato per esempio il 20 marzo perché abbiamo parlato di un argomento altrettanto diciamo caldo per quanto riguarda lo sviluppo ibrido di applicazioni mobile e oggi diciamo siamo contenti perché nonostante sia luglio, quindi sia l'ultimo evento prima delle vacanze e forse qualcuno di voi è già con la testa alle ferie, ve lo auguro, però diciamo siamo ancora, abbiamo avuto un buon riscontro e ci aspettavamo dall'argomento Angular insomma un riscontro così interessante. Cosa raccontiamo oggi? Non lo dico io perché lascio sicuramente questo onore al relatore. Stavolta, come vedete, abbiamo cambiato qualcosa dal nostro format. E è successo, lo dico sinceramente, per un imprevisto, perché il relatore diciamo la verità, che ci aveva rotto le scatole 3 mesi per venire a parlare su questi argomenti, poi all'ultime 2 settimane ci ha dato buca. E quindi, a parte non chiamarlo più come rappresaglia, ci siamo dovuti organizzare perché era... E come spesso capita in commit, a volte gli imprevisti sono una cosa positiva. Io sono estremamente contento che per una volta abbiamo un relatore interno che vi racconta veramente un sacco di materiale. Insomma, vi tempestate le domande perché insomma non è una talk diciamo fatta di disegni, ma solo di codice, di conseguenza se gli starete dietro sarà una cosa di grande valore. Ultimo, ed è insieme a un risultato, diciamo, e allo stesso tempo un punto di partenza, è che finalmente questi eventi qualcuno dei nostri partner li ritiene così interessanti e in qualche modo ci aiuta a sostenerli, ovviamente, e ovviamente con un certo riscontro, quindi stiamo parlando di benefattori, ma ritiene, diciamo, il nostro partner Cloud Italia, per cui abbiamo organizzato anche l'ultimo workshop, ci ha sostenuto per ricordare questa novità, che è un portale che abbiamo sviluppato noi, quindi per noi è doppio onore, dove
ritenendo la platea qua tra sviluppatori, dipendenti di aziende ovviamente che si occupano di IT, io non so se c'è qualche don altro diciamo di questa stazione, ritengo che il target sia molto azzeccato. Questo è un servizio cloud di self-provision di macchine virtuali, quindi se qualcuno di voi ha un sito da hostare oppure insomma, è un servizio che, dato che viene dato a, come cavie, beta testing ovviamente, come cavie vere di quello che anche noi abbiamo sviluppato, viene, insomma, avrete il diritto di ricevere servizi al 50% di sconto. Questo semplicemente mandando ovviamente una mail indicando che avete avuto insomma questa informazione nella Commit University. Finisco con il mio sproloquio e a questo punto lascio davvero la parola. Ah, vi dico alcune indicazioni, non so se ho saltato la slide della guardia, ecco, la slide che ci taglia, insomma il cinema ci taglia un po' la slide, però in cima vedete solo la password, è quello che serve, il seed è Commit University, e c'è la rete wireless, quando siamo abbastanza funziona, non funziona, però a tratti insomma se provate a connettervi dovreste riuscire anche a accedere a internet, sia per poi vedere Andrea se per scaricare la parte di codice sorgente, in alternativa comunque io ho portato la chiavetta e insomma se c'è bisogno vi passiamo il codice anche insomma, in modalità vecchio stampo, così basta, lascio la parola a Andrea, grazie ancora e spero vi appassioni come insomma a me è appassionato di guardare le slide. Ciao a tutti, per chi non mi conosce sono Andrea Vallotti e allora, una cosa prima di tutto, allora se siete connessi alla wireless dovreste riuscire ad aggiungere quello zip che contiene il codice usato come esempio durante la presentazione. E l'unica cosa da modificare nel codice per farlo funzionare è un'impostazione, cioè mettere l'IP 192.168.0.100 al posto di localhost. Ok, questa è un'informazione tecnica. Allora, come dire, io non sono uno sviluppatore web, a differenza dei miei predecessori su questo palco. Odio profondamente JavaScript e linguaggi non tipizzati, giusto per dare il mio background. Però mi sono appassionato ad AngularJS e un'altra serie di tecnologie che oggi vedremo, perché mi sembrano positive, aiutano lo sviluppo e la testabilità del codice. Quindi vi presenterò quello che io ho scoperto nella mia peregrinazione su JavaScript. Allora, la scaletta dell'intervento è questa, una piccola introduzione su AngularJS che ve l'ha dato molto per scontato stasera, poi una carrellata sulla definizione delle direttive, un'introduzione allo unit test fatto con Angular, poi la gestione delle dipendenze e poi alla fine, lo vedremo anche durante la presentazione, ma alla fine magari possiamo soffermarci più sul codice mettendo tutto insieme quello che è stato presentato durante la presentazione. Allora, AngularJS, che cos'è AngularJS? Penso che tutti lo sappiate, comunque una breve introduzione, è un framework JavaScript per lo sviluppo di applicazioni web, quindi non siti ma proprio applicazioni in modalità single page application. Cosa vuol dire single page application? Che sostanzialmente noi scarichiamo un HTML, da quel momento non ci muoviamo da quell'HTML, quello che succede è che modificando l'URL dopo l'hashtag siamo in grado di navigare fra pagine diverse anche se l'HTML resta lo stesso. Uno dei punti di forza di AngularJS è diciamo che forza il programmatore a applicare il pattern MVC. Nell'accezione di Angular il modello sono tutte le variabili che vengono messe sullo scope, le viste sono l'HTML con i relativi le relative tag e direttive, e il controller sono
che si chiama controller Angular, che vedremo, diciamo, che immagino conosciate, ma che vedremo più avanti. Diciamo, il compito del controller sostanzialmente è quello di esporre le variabili sullo scopo di un'applicazione e di implementare la logica dell'applicazione stessa. Un altro punto di forza di Angular è l'implementazione del binding two-way, cioè il fatto che l'HTML si aggiorna una volta aggiornato il modello e viceversa, aggiornando l'HTML viene aggiornato il modello stesso. È in tutto e per tutto pensato per facilitare il test, perché diciamo, separa le competenze, non so se conoscete tutte le parti di un'applicazione Angular, però ci abbiamo appunto i controller per quanto riguarda la logica della pagina, le direttive per quanto riguarda la manipolazione del DOM e poi i servizi che aiutano, diciamo, a incapsulare codice utilizzabile nell'intera applicazione. Ha un meccanismo di dependency injection nativo, quindi si tende a non creare quello che serve, ma a chiedere a Angular di fornirlo, e nasce con una libreria di mock del backend che consente di facilitare il test dell'applicazione. Diciamo, questa è la classica anatomia di un'applicazione Angular. Qua su vediamo la direttiva Energy App, che sostanzialmente è il punto di partenza dell'applicazione. Angular cerca nel DOM, nell'HTML della pagina, questa direttiva e da lì in poi avvia un'applicazione. In questo caso l'applicazione si chiama Energy Commit University. Un altro punto fondamentale è la direttiva Energy Controller, che sostanzialmente dichiara qual è il controller che si occupa di gestire la pagina, che si occupa di gestire questo sottoalbero della pagina. E poi abbiamo direttive che sono più legate o custom, o direttive custom come questa, o direttive standard, che si occupano di manipolare il DOM in funzione delle modifiche che vengono fatte sul modello. Allora, ora approfondiamo un po' l'argomento delle direttive. Allora, cos'è una direttiva? Come si definisce una direttiva? Una direttiva si definisce con il comando directive su un modulo. Lo vedete qui sopra la dichiarazione del modulo. Se non sapete di preciso se è un modulo, più avanti lo vediamo un po' più nel dettaglio. Quindi, definiamo la direttiva. Non è altro che una funzione che ritorna un descrittore della direttiva. Dopodiché, sostanzialmente, la direttiva scritta in camel case in questo stile viene capita da Angular in vari formati, li vedete qui sotto, diciamo questo è quello che preferisco io. In realtà quelli che sono compliant, diciamo, con i validatori HTML5 sono i primi due in fondo sottolineati. Ok, allora, molto velocemente vediamo un po' delle opzioni che possiamo mettere all'interno della descrizione di una direttiva. Guarderemo il codice via via, magari su quelle più importanti, perché magari le slide non sono esaustive. Restrict sostanzialmente definisce la modalità di utilizzo della direttiva. Una direttiva definita anche da noi, insomma, definita una direttiva custom, può essere usata o come attributo, come vedete in questo esempio qua giù in fondo, può essere usata come elemento, ora magari non so se nel codice c'è qualche esempio, oppure come commento, cioè uno apre un commento, scrive il nome della direttiva e Angular lo interpreta. Questo viene fatto sostanzialmente definendo restrict come una stringa che può avere tre lettere, E per element, A per attribute e C per comment, e può essere una combinazione qualunque di queste tre lettere, anche EAC se uno vuole. Il template invece è una stringa che rappresenta l'HTML diciamo, della direttiva stessa. Cioè, quando questo pezzo di HTML verrà interpretato da Angular, come si dice, verrà compilato da Angular, a questa direttiva
verrà sostituito oppure appeso, ora vediamo le varie modalità, l'HTML definito nel template. Template URL è un, diciamo, una proprietà alternativa, consente, se il template è particolarmente complicato, invece di scriverlo in linea con l'attributo template, di definire un URL da cui poterlo scaricare. L'URL può essere assoluto, se uno mette la barra lo slash iniziale è assoluto rispetto al dominio, se invece non mette lo slash iniziale è relativo rispetto alla pagina HTML da cui è partita l'applicazione Angular. Come dicevo prima, il comportamento del template può essere, ce n'è più di uno, diciamo. Di base il template della direttiva viene appeso all'elemento HTML su cui è piazzata la direttiva. Definendo invece l'attributo replace come true, è un booleano, a quel punto l'elemento del DOM viene sostituito con il template della direttiva. Priority terminal magari lo vediamo successivamente. Rewire è un attributo interessante perché consente di dire se una direttiva, se la nostra direttiva ha bisogno di qualche altra direttiva. Dopo magari vediamo delle applicazioni. E questo è utile perché consente a due direttive di comunicare tra di loro. Ok. Qual è il ciclo di vita di una direttiva? Diciamo, ora ci sono ancora altre proprietà da esplorare, però prima di esplorarle è bene capire qual è il ciclo di vita di una direttiva. Prima di tutto la direttiva viene costruita, cioè la funzione che noi abbiamo dichiarato come direttiva viene invocata da Angular una volta sola all'avvio dell'applicazione. Noi, la nostra funzione ritorna il descrittore della direttiva, quindi quello è il momento in cui noi possiamo eventualmente farci iniettare qualcosa e configurare la direttiva in base ai parametri esterni. Dopodiché, cosa succede? Angular scorre tutto il DOM della vista, trova tutte le direttive, e per ogni direttiva cosa fa? Prima la compila, dopodiché crea lo scopo e il controller per la direttiva stessa, vedremo dopo che sono opzionali, non sono obbligatori, e vediamo quando è il caso di utilizzarli. Dopodiché, cioè la prima fase è chiamata di pre-linking, lui va in ricorsione su tutti i figli nell'albero del DOM, e poi all'indietro c'è la seconda fase che si chiama post-linking. Vediamo successivamente, diciamo, come meglio sfruttarle. L'importante è tenere a mente che il pre-link viene invocato prima sui padri e sugli elementi padri e poi sugli elementi figli, mentre il post-link viene invocato all'incontrare. Allora, vediamo le altre opzioni, diciamo, una volta visto il ciclo di vita di una direttiva, vediamo le opzioni che mancano all'appello. Opzione scope, diciamo, tutti sappiamo che ogni controller ha il proprio scope. Anche le direttive possono avere uno scope. Ci sono tre modalità sostanzialmente. Il default è scope false, cioè la direttiva condivide lo stesso scope che lo contiene, quindi se un controller è dentro il controller e ho dichiarato la direttiva con scope false, la direttiva agirà direttamente sullo scope del controller. Questo, diciamo, in alcuni casi può essere utile, in altri casi può creare delle interferenze tra il comportamento del controller e il comportamento della direttiva. Ora poi vediamo un esempio su questo. Se invece scope viene impostato a true, vuol dire che viene creato uno scope specifico per la direttiva. Questo scope deriva, come succede normalmente per gli scope dei controller, dallo scope contenitore, per cui la direttiva è in grado di accedere alle proprietà dello scope contenitore, non è vero e viceversa, però insomma. Quindi c'è un grado di comunicazione inferiore, ci può comunque essere un'interferenza. L'ultimo caso invece è quello dello scope isolato, cioè se lo scope viene dichiarato come un oggetto JavaScript, per la direttiva viene creato uno scope totalmente isolato dagli scope contenitori, quindi non, come si dice, non deriva prototipicamente
dallo scopo contenitore, ma è proprio un contenitore a parte. Gli scopi isolati sono fondamentali, dal mio punto di vista, per la separazione dei comportamenti e per la riusabilità di un componente, di una direttiva, perché ti garantisce che il comportamento della direttiva sarà sempre lo stesso indipendentemente dal contesto in cui viene utilizzata. Come ho detto prima, uno scopo isolato è dedicato come un oggetto JavaScript, e può avere delle proprietà. Ogni proprietà può avere, diciamo, è una stringa che può avere uno di questi tre formati. Allora, e indicano il tipo di, diciamo, dato che, come ho detto prima, lo scope isolato non ha nessun tipo di legame con il resto della gerarchia degli scope, serve comunque un modo per far comunicare la direttiva con il resto del mondo, se no la direttiva lavorerebbe con i suoi dati, non avrebbe nessun modo di interagire con l'esterno. Invece questi tre binding danno delle possibilità di comunicazione. Il primo binding, quello con let, è un binding monodirezionale sostanzialmente, perché la proprietà dichiarata con il binding get verrà valorizzata da Angular con il valore dell'attributo del DOM associato. Quindi sostanzialmente, se io ho un attributo con dentro c'è un'espressione o una stringa fissa, comunque diciamo, se c'è un'espressione, quello che farà Angular è valutare l'espressione, quindi ottenere una stringa, e a quel punto riportare la stringa sullo scope della direttiva. Quindi è monodirezionale sostanzialmente, perché quando cambia l'espressione, Angular mi cambierà la proprietà sul mio scope, sullo scope della mia direttiva, ma se io cambio il valore della proprietà sullo scope, non succederà nulla. Quindi per avere una comunicazione invece bidirezionale, quindi un collegamento bidirezionale, si usa l'uguale. Quindi a quel punto la variabile dichiarata sulla direttiva verrà, come dire, riportata sullo scope, scusatemi, la variabile dichiarata nell'attributo sull'HTML verrà riportata nello scopo della direttiva in modo bidirezionale, quindi quando cambia la variabile referenziata verrà riportato il valore sullo scope della direttiva, e viceversa, modificando il valore sulla direttiva otterrò, diciamo, una modifica sullo scopo contenitore. Per vedere questa cosa, per vedere un piccolo esempio, vediamo un po' i vari casi. In questo caso ho una direttiva dichiarata con scope false, vediamo il codice. Allora, la direttiva non fa altro che prendere una variabile nello scope che gli viene passato e impostarla a una stringa scope false. Dall'altra parte mi scuso per l'HTML nelle root, ma ho fatto l'esercizio, il codice d'esempio che potesse girare anche da file system, e quindi non potevo usare, diciamo, dei template esterni. Ok, quindi come vediamo, questo è l'HTML relativo alla direttiva scope false. Qui abbiamo questo span, scusate, questo, ok, qui ho un div qualunque in cui ho messo la mia direttiva scope false. Fuori
maniera, cioè un'altra parte dell'albero HTML messo lo span che bindo, che collego alla variabile text dello scopo. Quindi, come vedete, questo pezzo di HTML non credo neanche abbia un controller, quindi sta utilizzando il root scope di Angular. Quindi qui in questo HTML nessuno dichiara la variabile, diciamo, nessuno inizializza la variabile text. Chi è che lo inizializza è questa, diciamo, questa direttiva con scope false. Ora io ho scritto scope false, ma è il default, quindi non importava neanche scriverlo. Quindi cosa succede? La direttiva cambia direttamente lo scope del suo contenitore. Altro caso invece è la direttiva, una direttiva dichiarata con scope true. Quindi in questo caso, esempio del tutto analogo al precedente, cosa ho fatto qui? Sì, io qui valorizzo una variabile tag che provo in qualche modo a legare. Provo a bindare a video da fuori la direttiva e come vedete non riesco a ottenere nessun valore. In realtà, come si vede da questi elementi appesi qui, quella variabile ha un valore perché, come potete vedere, a ogni istanziazione del tag io faccio un bel più più. Quindi io ho messo due volte due direttive dichiarate nello stesso modo. Quindi la variabile è stata incrementata, però al di fuori delle direttive non riesco a vedere nessun valore. Un punto interessante di questa opzione è interessante, cioè può essere un beneficio o meno, è che lo scope creato è comune fra tutte le direttive che stanno sullo stesso elemento. Per cui se noi guardiamo l'HTML, no? Io qui ho due direttive diverse sullo stesso elemento, entrambe create con la dichiarazione scope true. Io ho usato anche la stessa funzione per fare prima e condividono. La prima inizializza la variabile tag a 1, la stampa, la seconda la trova già inizializzata e non fa altro che fare più più e poi la stampa. Quindi una cosa a cui stare attenti con l'opzione scope true è che lo scope è condiviso fra tutte le direttive che stanno sullo stesso elemento che dichiarano scope true. Ok? Vediamo un esempio allora di scope isolato invece. Cosa succede? Caso, cosa ho? Qui sopra una direttiva che ha due campi, uno con il binding monodirezionale, l'altro con il binding bidirezionale, che sono, diciamo, dall'altra parte, fuori dalla direttiva, collegati a due input normalissimi. Quindi si vede che se io cambio il testo qui, mi cambia anche il testo sopra. Fatto cosa succede? Se qui cambio il testo, mi si riflette la modifica anche sullo scopo esterno. Se qui cambio il testo, la modifica non si riflette sullo scopo esterno, perché questo è un binding fatto con un binding monodirezionale. Giusto per capirsi, se guardiamo la direttiva, lo scopo ha due proprietà, una dichiarata con let, con il binding quindi monodirezionale, e l'altro uguale, quindi con il binding bidirezionale. Allora, questa notazione, non so se dalle slide si capisce molto bene, però cosa vuol dire? Vuol dire che variabile mono nello scopo della direttiva è collegata all'attributo mono binding sull'HTML,
quindi se andiamo a vedere l'HTML, ok, questa è la mia direttiva, isolated scope, scope isolated, scusate. Quindi ho un attributo monobinding che viene associato a questa variabile e poi ho un attributo bbinding che viene associato all'altra variabile. Ok, da notare che l'attributo monodirezionale non è obbligatorio, perché quanto monodirezionale semplicemente a me arriverà un undefined. Invece l'attributo bidirezionale è obbligatorio, quindi se Angular non trova un attributo bidirezionale, cioè un binding bidirezionale che si aspetta, schianta e l'applicazione si ferma e non va avanti. Se non si vuole sia obbligatorio, basta aggiungere, come si vede dalla slide, un punto interrogativo. Domande? L'ultimo binding è particolarmente interessante ed è commerciale. Sostanzialmente consente alla direttiva di invocare un'espressione valutandola non sul proprio scope, ma sullo scope del chiamante, diciamo. Ed è particolarmente interessante perché una forma di comunicazione, consente di implementare una forma di comunicazione fra la direttiva e chi la utilizza. Qui c'è un esempio molto carino. Stavolta non mi sono fatto una direttiva mia perché mi faceva piuttosto fatica. Direttiva qui è la direttiva che si chiama rating di Will Bootstrap, che mette a disposizione per l'appunto un binding on Uber a cui mi sono legato per fare cosa? Per valorizzare una variabile, in questo caso è molto banale il comportamento, però è la comunicazione è la parte interessante. Ogni volta che cambia valore lui mi lancia un Uber e io prendo la variabile, la metto in una metto in uno scope, in una variabile del mio scope del controller e l'ho poi collegata qui sotto dove vedete. Bene. Diciamo appunto, la cosa interessante è che consente la comunicazione all'indietro. Cioè, mentre tutti gli altri due binding sostanzialmente consentono di mandare dei valori alla direttiva, questo consente all'incontrare della direttiva dare un'informazione a chi la contiene. Invocare e soprattutto passare parametri a questo tipo di binding. Per vederlo andiamo direttamente sul codice sorgente di Will Bootstrap. L'informazione viene fatta in questo modo, cioè dallo scopo della direttiva, come si chiamasse un metodo, se ho bisogno di passare dei valori, devo passare un oggetto come copie chiave valore, bene, e quindi nell'espressione che io scrivo nel binding, che posso scrivere un'espressione, non importa se sia per forza un metodo di un controller, posso decidere o meno se utilizzare quei valori che lui mi mette a disposizione. Io l'ho fatto, non sono. Non è obbligatorio.
Ecco. Quindi io in questo caso ho detto l'onover è la mia funzione hovering over e a cui passo il value. Questo value è esattamente il value, questa variabile qua. Come forse avete visto passando su una delle direttive che ho fatto vedere prima, anche le direttive possono avere un proprio controller. Si dichiarano esattamente come i controller normali, quindi possono essere iniettati un qualunque servizio che sia disponibile nella vostra applicazione. E in più dispongono di alcuni servizi specifici che riguardano la direttiva, quindi lo scope è lo scope della direttiva. L'element è un riferimento all'elemento che contiene la direttiva. Apps è un servizio di Angular che sostanzialmente rappresenta in maniera normalizzata gli attributi presenti sull'elemento. E transclude, la vediamo successivamente, la funzione che viene chiamata la funzione di transclude, che in realtà, dato che comunque, come per i controller normali, è buona norma che il controller non faccia manipolazione del DOM. Anche, dato che quella funzione serve per fare manipolazione del DOM, diciamo, è meglio non utilizzarla all'interno di un controller. Quello per cui è utile usare un controller all'interno di una direttiva è sicuramente per concentrarci dentro ciò che è logica e non è manipolazione del DOM, eventualmente per appoggiarci delle variabili globali, delle variabili locali che non vogliamo esporre sullo scope, perché comunque esporre variabili sullo scope è sempre un costo, perché diciamo, Angular è costretto a verificare se le variabili sono modificate per capire se lanciare gli eventi, eccetera, eccetera. Quindi un altro costo alternativo dove mettere variabili che non si vogliono, diciamo, watchare è sul controller. E un altro motivo è che è un canale di comunicazione fra direttive, magari lo vediamo successivamente, però sostanzialmente è possibile con l'attributo require che abbiamo visto prima ottenere il controller di un'altra direttiva e quindi stabilire una comunicazione fra direttive. Come c'è scritto qui, è opzionale. Nessuno ci obbliga a dichiarare un controller di una direttiva, anzi, la maggior parte delle direttive fanno a meno di controllo. Diciamo, la parte più importante di una direttiva, sostanzialmente quello con cui si fa l'80% delle direttive, basta questo, è la funzione di link, e se vi ricordate il ciclo di vita di prima, come ho detto prima viene fatta la compilazione, poi viene fatto il pre-link e poi il post-link. Ho deciso di mettere prima questa funzione perché è quella veramente la più importante di tutte. Allora, l'opzione link può essere specificata in due modi, o come funzione o come oggetto con due proprietà pre e post, a loro volta funzioni, che sono esattamente la stessa signature della funzione in alto. Se si usa il primo metodo, sostanzialmente è come definire una funzione di postlink. Se invece si usa il secondo metodo, possiamo definire sia la funzione di prelink che la funzione di postlink. Ok, cosa sono i parametri di questa funzione? Lo scope è lo scope della direttiva. Come abbiamo visto prima dal ciclo di vita, prima di iniziare la fase di link viene creato sia lo scope che il controller. Quindi qui abbiamo a disposizione lo scope, abbiamo a disposizione l'elemento specifico su cui è piazzata la direttiva. Per elemento specifico intendo che se la vostra direttiva è dentro un ng repeat, che quindi duplica il DOM più volte, la link verrà chiamata una funzione link verrà chiamata una volta per ogni duplicazione, quindi a ogni invocazione otterrete l'elemento specifico. Apps è la stessa, comunque il servizio di Angular che rappresenta gli attributi sul vostro elemento. Poi abbiamo il controller opzionalmente, quindi se avete dichiarato un controller o se avete usato la proprietà require, qui otterrete
butterete il vostro controller o il controller della direttiva di cui avete fatto dichiarato il require precedentemente, e sempre opzionalmente questa transport function che vedremo successivamente. Quindi, come dicevo prima, diciamo, è la funzione principale di una direttiva. Nell'80% dei casi non avrete bisogno di altro. È il posto dove deve essere fatta la manipolazione del DOM. Quindi, qui si manipola il DOM, ci registriamo agli eventi del DOM, ci registriamo agli eventi sullo scope, eventualmente per poi modificare il DOM. Una cosa fondamentale, dato che sostanzialmente le direttive sono il punto di collegamento fra il mondo Angular e il mondo non Angular, perché una direttiva, ora magari faccio un esempio, può collegare un componente jQuery, un dictator, quello che volete, con le variabili sul vostro scopo. Quindi il punto di collegamento, una cosa fondamentale, è l'utilizzo della funzione apply. Sostanzialmente, quando a seguito di un evento di un componente jQuery o un evento del DOM HTML decidete di modificare una variabile dello scope, questa modifica deve essere fatta dentro alla funzione apply, in maniera che Angular sappia che lì è stato modificato qualcosa sullo scope e possa fare poi tutto i suoi loop e propagare la modifica agli altri scope, lanciare gli eventi, eccetera, eccetera. Questo è un esempio di direttiva abbastanza completo, quindi questa direttiva può essere usata soltanto come attributo, non come elemento. Ho dichiarato che basta sostituire l'HTML esistente, in realtà poi la parte interessante è questo transclude che vedremo dopo, ha un suo scopo isolato, bene? Addirittura ho messo un controllo di questa direttiva e poi la funzione di link. Guardiamo la funzione di link, che è poi la parte veramente più interessante. Quindi io ottengo l'elemento su cui è applicata la direttiva. Vabbè, sapendo come è fatto qui, io ho fatto un ragionamento basandomi su il fatto che sapevo come era fatto il template della direttiva, no? Quindi in questo primo div io voglio piazzare uno spinner, questo spinner, e quindi me lo metto da parte, aggiungo una classe all'elemento, giusto per vedere che qui ho un watch. Va bene, sulle option, perché se cambiano le option dello spinner faccio ripartire tutto da capo, e sulla variabile loading, che è la variabile nel mio scope collegata con qualcosa fuori che mi dice quando devo far vedere lo spinner. Ok, quindi in questo caso non ho usato il metodo apply. Okay, quindi in questo caso, quando il loading cambia, se il valore è true, a questo punto io faccio partire lo spinner, che è un componente jQuery, che fa esattamente questa cosa qua. Ok?
Ok, vediamo ora l'opzione Transclude che io ho utilizzato nella direttiva Spring. Come dicevo, di default Angular prende il template della vostra direttiva e lo appende nel DOM all'elemento in cui la vostra direttiva è dichiarata. Se mettete replace true, sostituisce l'elemento del DOM con il vostro template. Altra opzione molto fantasiosa è questo Transclude, che può avere due valori. Il primo che vediamo è Transclude true. Se Transclude è true, io nel mio template posso utilizzare la direttiva ng-transclude. E cosa fa Angular per me? Sostanzialmente, se io parto da questa situazione in cui ho questo div con la mia direttiva che ha questo contenuto, Angular prende e sposta, sostituisce a questo div il div che è dichiarato nel mio template e il contenuto del div lo sposta dove io ho scritto ng-transclude. Quindi, per vedere l'esempio dello spinner, io cosa faccio? Io ho una sezione di HTML, dichiaro che c'è uno spinner su quella sezione. Quando la variabile loading diventa true, in compilazione cosa faccio? Prendo il div su cui ho messo la mia direttiva e lo sposto in un div mio. Ci metto accanto un div che è il div dello spinner. Quando la variabile loading diventa true, faccio visualizzare il div dello spinner che va sopra in overlay all'altro div e ho l'effetto di vedere sotto l'applicazione come sta e sopra di avere lo spinner che diciamo che gira e di non poter cliccare sull'applicazione. Io non posso cliccare sul bottone carica. Questo esempio, se non so, se siete riusciti a scaricare lo zip con i sorgenti dall'indirizzo che vi ho fatto vedere prima, e qualcuno è riuscito? Nulla l'ha fatto. Nulla non fa. Vedete, è un rischio. Se prendete il codice che c'è sulla carina e andate a modificare sostanzialmente questa assegnazione che trovate nel file app.js con il mio IP, che spero sia ancora il mio IP, questo possiamo anche controllarlo. Sì, è ancora il mio IP. Secondo Windows. Dovreste riuscire a invocare un servizio che sulla mia macchina che semplicemente ritorna quel Chuck Norris che avete visto prima. E su cui ho messo un ritardo di 2 secondi in maniera che abbiate tutto il tempo di godervi lo spinner. Il servizio è scritto in .NET, insomma, che molti qui non apprezzano. Ok, questo è il Transclude. Non so se avete qualche domanda, qualche dubbio. Allora, l'altro valore dell'opzione Transclude è una stringa con scritto element. In quel caso
Angular passerà al vostro, alle vostre funzioni di link questo famoso parametro che avevo tralasciato di descrivere, questo transport function, va bene? La funzione è fatta in questo modo. Avete una funzione fatta apposta per la vostra direttiva da Angular che permette di clonare l'elemento su cui è la direttiva, linkarlo o allo scopo della direttiva stessa o a un altro scopo se lo passate come primo parametro, e poi lui questo elemento clonato e linkato allo scopo lo passa alla funzione di callback che voi dichiarate come secondo parametro, e in questa funzione voi potete decidere di metterlo dove vi pare all'interno del DOM della vostra direttiva. Un esempio di questo, onestamente non sono stato capace, quindi quello che si può vedere è molto, diciamo, istruttivo, è come viene utilizzato all'interno della direttiva ngdbit. Direttiva ngdbit è piuttosto impegnativa, però nella sua parte finale, se vogliamo vederla, cosa fa? Quando deve aggiungere, insomma, voi aggiungete un elemento alla lista e lui prende questo, fa aggiungere un elemento all'HTML collegato all'elemento della lista. Quindi cosa fa? Lui ha un child scope, quindi non usa lo scope della direttiva ngdbit, ma si è creato qui sopra, come potete vedere, un nuovo scope. In questo scope cosa fa? Ci mette il valore, quindi l'elemento del vostro array, e lo mette con il nome che voi dichiarate, perché quando voi scrivete ngdbit potete dire qual è il nome item con cui volete poi fare il binding all'interno dell'ngdbit. Imposta tutta un'altra serie di variabili che neanche sapevo che esistessero, però dato che ci sono potete utilizzarle all'interno del vostro template. E cosa fa? Invoca la funzione transclude passando il child scope che lui ha creato, va bene? In callback si aspetta l'elemento clonato e linkato, e a questo punto va a piazzarlo all'interno dell'HTML. Semplicissimo, vero? Verissimo? Va bene, ovviamente poi c'è tutta una serie di strutture che lui utilizza per tenere traccia quali sono gli elementi creati, per poi distruggerli quando al variare della lista. Ho letto un articolo di un ragazzo che cercava di capire come funzionava ngdbit e diceva in realtà il 90% del codice è ottimizzazione, perché ricreare e ridistruggere HTML tutte le volte che cambia la lista sarebbe una spesa incredibile, quindi la complessità di ngdbit sta nell'ottimizzare e fare il minimo delle modifiche necessarie. Se dovessi farlo io probabilmente crasherebbe il browser. Ok, quindi questa funzione vi viene passata solo se l'opzione transclude è impostata come element, altrimenti sarà undefined. Ok, questa è l'ultima funzione, in realtà è la prima funzione che viene chiamata nel ciclo di vita di una direttiva dopo la costruzione. Però l'ho messa qui perché è veramente una finezza che non so se vi è mai andato ad utilizzare, è la funzione compile. Va bene, se vogliamo vedere un attimo per rinfrescarsi il ciclo di vita, le direttive vengono costruite, poi quando nel DOM vengono trovate viene chiamata la funzione compile, vengono create lo scope e il controller se necessario, e poi c'è la fase di linking. Quindi la compilazione è la prima cosa che viene chiamata quando la direttiva poi viene trovata effettivamente sul DOM del vostro documento. Ok,
cosa ci si fa con la funzione compile? Come vedete ha meno parametri rispetto alla link, perché viene invocata prima che si è creato lo scopo, viene invocata prima che si è creato il controller, quindi questi due parametri sicuramente non ce l'ha. Vengono passati sempre l'elemento e gli attributi. La differenza tra l'elemento e gli attributi che sono passati qui e l'elemento e gli attributi che sono passati alla funzione link è che questi sono quelli chiamati del template, cioè prima che il template, prima che l'elemento venga inserito effettivamente nell'HTML. Quindi ritorno all'esempio: se la vostra direttiva è utilizzata in congiunzione con ng fit, mentre gli elementi e gli attributi passati alla funzione link sono quelli dei singoli elementi duplicati da ng fit, in questo caso sono gli elementi dell'HTML originale, diciamo così, che in realtà non servono a nulla perché poi dopo vengono clonati, eccetera, eccetera. Però a cosa servono? Se te fai delle modifiche sul template, quelle modifiche saranno valide per tutte le clonazioni successive, quindi anche se c'è la ng repeat con mille elementi nel suo array, diciamo, queste modifiche verranno fatte una volta sola, non mille. Quindi l'utilità qual è? È di migliorare le performance. Se voi avete una direttiva che fa veramente tante cose nella funzione link, alcune di queste cose sono indipendenti dallo scope, quindi tipo aggiungo una classe perché aggiungo sempre la stessa classe, rimuovo una classe perché la rimuovo, oppure mi registro gli eventi del DOM, eccetera, eccetera. Queste cose potete farle nella funzione compile. Questo permette, se usate in congiunzione con altre direttive, di probabilmente migliorare le performance della vostra direttiva. Cosa succede? Quando dichiarate l'opzione compile non potete dichiarare l'opzione link. Quello che succede è che è la funzione compile che ritorna la funzione di link o un oggetto di link con le due proprietà pre e post. Ok, in questo caso un esempio, uno dei pochi esempi che ho trovato che utilizza una funzione compile in maniera comprensibile per me che non sono uno sviluppatore web è l'ng cloak quell'attributo che serve per nascondere parti di DOM all'avvio di Angular. Non so se l'avete mai utilizzato. Come funziona ng cloak? Quando voi scrivete ng cloak, in realtà Angular nel suo JavaScript ha un CSS e dice tutto quello che c'è l'attributo ng cloak fallo sparire dal DOM, usa l'opzione CSS, non mi ricordo, scusate. E quindi cosa fa la direttiva ng cloak? L'unica cosa che fa è che nella funzione compile, quindi quando viene invocata la funzione compile della direttiva ng cloak, quindi quando Angular è partito effettivamente, toglie la classe, togli se stessa dal DOM. A quel punto non si apre più il CSS e fa sparire ng cloak e l'elemento appare. E appare però solo quando Angular è effettivamente partito, quindi l'effetto di non far vedere la bracket notation o quello che è al caricamento della pagina è ottenuto, perché a quel punto Angular è partito. Questo è l'unico esempio che ho trovato per me sensato. Ok, quindi riavvicinando un attimo, una parte fondamentale secondo me delle direttive per chi siano veramente dei componenti da poter utilizzare in più applicazioni o in più parti della stessa applicazione è l'implementazione della comunicazione. Quindi quali sono le tre comunicazioni che vedo? La comunicazione fra direttive e controller, quindi come ho detto con il binding e commerciale è possibile invocare delle espressioni sullo scopo del controller. La comunicazione fra controller e direttiva è banale perché basta usare uno dei due binding, modo direzionale o bidirezionale. E la comunicazione fra direttiva e direttiva, come vi dicevo prima, questa avviene attraverso i controller. Ora vediamo un esempio abbastanza banale ma comunque diciamo significativo. L'avete voi? No.
Allora, una delle direttive più usate su Angular, più, cioè la più comune è Engine Model. Qualcuno non conosce Engine Model? Ottimo. La direttiva, strano a dirsi, ma la direttiva di Engine Model è fatta veramente bene. Quindi oltre a fare il binding fra il mio HTML e le variabili del mio scopo, dà la possibilità anche di aggiungere il comportamento al binding stesso. In questo caso ho fatto una direttiva, avevo bisogno di fare la validazione di un campo di testo. La validazione però non fosse né la regex né il required, insomma non riuscivo, volevo fare una funzione un po' più complicata che facesse del ragionamento e mi ritornasse un valore true o false se il campo era valido o meno. Quindi cosa ho fatto? E dopo questa direttiva mi sono fatto passare l'attributo custom validation, scusate, anzi sulla direttiva stessa usata come attributo mi faccio passare qual è l'espressione di validazione. E cosa faccio? Ho dichiarato che io dipendo, che la mia direttiva dipende da Engine Model. L'ho dichiarato in quel modo lì. Quindi, dichiarando in questo modo, la dipendenza è obbligatoria. Se Angular non trova Engine Model sullo stesso elemento in cui c'è la mia direttiva Custom Validation, Angular schianta un'eccezione e l'applicazione si blocca. Ok, quindi cosa succede? Avendo dichiarato questa dipendenza, alla mia funzione link come quarto parametro, quindi come controller, non viene passato il controller della mia direttiva, anche perché la mia direttiva non ce l'ha il controller, ma viene passato il controller della direttiva Engine Model. Il controller della direttiva Engine Model mette a disposizione tutta una serie di opzioni, diciamo, abbastanza vasta, tra cui parser e formatters, sostanzialmente sono la catena di funzioni che viene chiamata quando te modifichi il valore a video per aggiornare poi il valore sullo scopo e viceversa quando aggiorni il valore sullo scopo per aggiornare il valore a video. E in questa catena sostanzialmente ho messo la mia funzione di validazione, quindi il view value che mi viene passato dal controller di Engine Model e il valore messo a video dall'utente. Che cosa faccio? Semplicemente lo passo. Invoco la funzione di validazione passandogli il valore. Se mi ritorna true, imposto questo attributo di validazione custom validation a true, altrimenti lo imposto a false. Va bene, quindi in questo caso appunto, se è buono ritorno il valore stesso in modo che possa arrivare fino al modello, se non è buono ritorno undefined in modo che poi sul modello venga settato undefined. Ok, quindi questo per dire la comunicazione tra due direttive. Diciamo, l'utilizzo che ne ho fatto io molto banale è su una forma fatta così. Bene, ho due valori e semplicemente sommo nello span qui a sinistra, questo valore può essere soltanto 10. Quindi se scrivo 1, mi viene fuori il rosso, eccetera, eccetera. Se scrivo D, non è la mia validazione che fallisce, ma dato che ho dichiarato come type numeric, è la validazione numerica che fallisce. Quindi non vedete il mio messaggio. Se vogliamo vedere l'HTML, non so se avete mai usato le validazioni sulle forme, ma insomma il meccanismo è quello. Ok, quando abbiamo un campo all'interno di una form, è possibile accedere alla form e al campo in questo modo, no? attraverso il name, per cui $error è il meccanismo standard con cui Angular notifica se c'è un errore un errore di validazione su un input. In questo caso particolare io ho il mio custom validation che è fallito,
solito qui c'è tipo Require, Regex, non mi ricordo quali sono gli altri. In questo caso me ne sono inventato uno mio. Ok, questa è la, appunto, la comunicazione, un esempio di comunicazione fra direttive. Tutto chiaro? Non ci vedi? Non ho capito bene la funzione di format e parse sul controller. Allora, l'ho capito anch'io, bene, ma insomma, diciamo, data che l'ho usata, fa parte dell'API della direttiva Energy Model di Angular. Però sostanzialmente tutte le funzioni che sono registrate in quelli sono due array sostanzialmente, tutte le funzioni che sono registrate su quelle array vengono invocate dalla direttiva Energy Model per sapere se da una parte l'input messo al video è valido oppure dall'altra, quindi il parser vengono invocati per sapere se è valido l'input messo al video e il formatter invece viceversa vengono invocati per sapere se è valido il valore messo sullo scope. Quindi, sì, esatto, io ho dedicato il controllo dell'energy model, quello che succede è che ritornando il valore la catena di controlli continua, ritornando undefined la catena di controlli si ferma e viene impostato gli errori sul dollar error. Mi trascudo quando c'è element. Normalmente le politiche, diciamo, di applicazione delle template di Angular sono quelle che abbiamo detto prima. Di default appende il tuo template al template su cui hai applicato la direttiva, all'elemento su cui hai applicato la direttiva. Con replace true sostituisci l'elemento con il tuo template, con trascrude true lo mette il DOM originale, lo mette lui dove te li dici con la direttiva ng transclude, con l'ultima modalità, quindi transclude element, lui ridà l'elemento già a quella callback clone linking function, ti passa l'elemento già clonato e già linkato al suo scope e ti dice mettilo dove vuoi il DOM. Quindi se vogliamo vedere, diciamo, cosa fa energy repeat, okay. Quando invoca la funzione transclude mi passa questa callback. Bene, quindi quando questa callback viene invocata da Angular, lui ha un lo schermo duplicato. Ok, quando la funzione viene invocata passando a clone, quel clone è già un pezzo di DOM già compilato, già linkato, pronto per essere messo da qualche parte. In questo caso lui usa la parte di Angular Animate, che ti chiedo pazienza ma non so come funziona, e dice metti il clone, diciamo, immagino come sibling, come fratello di quest'altro elemento. Cioè, te ti puoi navigare il DOM della tua direttiva e aggiungerci quel pezzo, cioè, anzi, lo devi fare, sennò quel pezzo va perso. Sta a te però decidere dove metterlo, sopra, sotto, nel mezzo, diciamo, e per lasciarti questa possibilità, che non è, diciamo, standardizzabile in nessun modo, diciamo, c'è questa funzione, cioè, l'unica cosa che si può fare è passare questa funzione di callback, che c'è qui. Questo è. Non so se è più chiaro. Infatti è un po' complicato capire, ma anche io non mi sono immaginato un posto in cui potessi utilizzare
questa funzionalità. Energy Repeat lo fa, ma Energy Repeat infatti è una delle funzionalità che appena la vedi, no, io voglio lavorare in Angular, appunto, c'è un perché. E sveglio un watch, questo è, diciamo, però a gusto, perché sparare eventi su tutto il DOM onestamente non ispira a me, però è un fatto, diciamo, penso magari io lo uso per davvero, faccio quel modo lì. Comunque anche se è scatenato un loro interval non si è già detto una base, sembra strano. Cinque minuti sono passati? Scientissima di Angular e il testing. Se la parlo dell'unit testing, già quello è molto presente. Allora, Jasmine. Jasmine è un framework per scrivere unit test.
ovviamente in JavaScript, senza neanche dirlo. È autonomo nel senso che non ha bisogno di altri librerie per girare. E diciamo, usa lo stile BDD. Non so se qualcuno conosce Behavior Driven Development o ho sentito dire. Nessuno? Vabbè, TDD? TDD? Vabbè, io la semplifico molto, ma diciamo, Behavior Driven Development è come TDD, l'unica cosa è che si concentra su, diciamo, sull'aspetto comportamentale e per questo usa anche delle parole diverse, dopo vediamo. E una cosa molto interessante di Jasmine, come di altri test, come di altri framework di unit test JavaScript, è che gira su tanti test run, a partire da una semplice pagina HTML, che vedremo dopo. Fino a test run, diciamo, completi, come sono Karma per Node.js, UTSFA per Visual Studio, chi è costretto come me a fare applicazioni web, chi fa come me applicazioni web con Visual Studio ha bisogno di alcuni accorgimenti. UTSFA è un test runner equivalente a Karma, vogliamo dire integrato nell'ambiente di sviluppo Visual Studio. Diciamo, potrebbe, perché Jasmine, dal mio punto di vista, perché è veramente facile da capire, e poi alla fine tutti gli esempi su Angular sono fatti in Jasmine, il team di Angular consiglia Jasmine, usiamo Jasmine. Ok, qui vediamo, diciamo, le parti fondamentali di un test scritto con Jasmine. Quindi, appunto, come dicevo, la differenza del framework TDD e BDD è nelle parole utilizzate. Quindi qui noi descriviamo test. Before each è un classico setup, non so se voi conoscete altri framework di unit testing anche in altri linguaggi, Java, .NET, insomma, C#, quello che pare. Il before each è l'equivalente di un setup. After each è l'equivalente di un teardown e poi c'è il test vero e proprio it, quindi cosa dovrebbe fare? Should fail, perché io, come c'è scritto lì sotto, mi aspetto che true sia false, quindi evidente questo test fallirà. Quindi un'altra parte interessante dell'ultima della sezione, quella sarebbe l'asset, no? In un framework di TDD è il to be, che è un matcher. Okay. E Jasmine mette a disposizione una valanga di matcher, veramente ti aiutano proprio a scrivere, a esprimere quello che deve fare, che deve verificare il test. Ed è possibile anche scrivere dei matcher propri, perché come diciamo, se uno sviluppa BDD o TDD, una parte fondamentale è la chiarezza di cosa ci aspetta dal test, quindi se la condizione diventa troppo complicata è meglio scriversi un matcher proprio da utilizzare all'interno del proprio test per rendere leggibile il test stesso. Sì, l'unica cosa, allora, se vedete lì ho chiamato una variabile text fixture, cioè, per creare un insieme di variabili che si vuole utilizzare in tutti i test si può usare questa tecnica, quindi dentro la funzione passata a describe si dichiara un var, oppure si può anche usare la parola chiave this, e quindi se io nel before each uso this.qualcosa e poi nel leak faccio this.qualcosa mi ritrovo la stessa variabile valorizzata, quindi insomma, sono due tecniche diverse per passare le variabili dal setup fino al test vero e proprio. Un'altra parte molto interessante di Jasmine è la parte delle spies, che è equivalente, sostanzialmente sono i mock di tutti gli altri framework, non so se conoscete Easy o Mojito per Java, insomma,
quando io sto testando un oggetto, non voglio dover allocare per forza gli oggetti veri, tipo quelli che comunicano con il backend. Mi basta anche avere dei mock che guido io. Una cosa interessante di Jasmine, degli spies di Jasmine, è che registrano qualunque cosa che viene fatta con il mock. Per cui, una volta che il mock è stato utilizzato, è possibile fare delle asserzioni per capire se i metodi sono stati chiamati, con quali valori sono stati chiamati, in che ordine sono stati chiamati i metodi, quindi diciamo, permette di verificare che l'interazione del nostro oggetto con il mondo esterno sia quella che ci aspettiamo. Oh, e anche come tutti i framework di mock è possibile definire il comportamento degli oggetti. Quindi quando viene chiamata questa funzione tira un'eccezione, oppure quando viene chiamata questa funzione ritorna questo valore. Se non vogliamo usare l'oggetto vero, questo è comodissimo, perché all'interno del test vediamo esattamente quali sono i dati di test, è fondamentale. Un'altra parte fondamentale per fare i test con Angular, Jasmine è un framework esterno. Bene. Poi esiste una libreria che si chiama Angular Mock, che mette a disposizione delle utilità, diciamo di base, ma veramente molto, molto, molto utili, per moccare, ad esempio, qui si vede la comunicazione con il backend dell'applicazione. Questo è il backend. Allora, diciamo, io qui ho riportato i metodi principali, ce ne sono altri. Module serve per dire al dependency injector del test qual è il modulo da caricare. Quindi se io sto testando un controller, caricherò il modulo in cui è contenuto il controller. Se sto testando una direttiva, caricherò il modulo della direttiva. Inject è invece la funzione che serve per farsi iniettare le dipendenze. Quindi se io tipo voglio farmi iniettare root scope, perché voglio essere io, avere in mano io il controllo dello scope, faccio iniettare root scope, e lo posso trappare in un mock, posso fare quello che vado, dopo vediamo le possibilità. Appunto, HTTP backend invece mocca, per usare un termine veramente simula, per dirlo in italiano, la comunicazione HTTP con il backend. E ci permette di dire che cosa? Ci permette di definire delle risposte con il when, no? Se faccio when get, quando viene chiamato il get su un certo URL, rispondi con un certo oggetto. Oppure mi permette di fare delle asserzioni, expect, mi aspetto che venga fatto un get, perché i punti interrogativi possono essere i verbi classici, get, post, put, quelli i verbi classici rest. E poi cosa mi permette di fare? Dato normalmente l'interazione con il backend sarebbe un'interazione asincrona, con chiamate Ajax, permette a me nel test di decidere quando queste chiamate devono essere risolte. Quindi con il flush, con la funzione flush, io dico vai, tutte le chiamate fatte finora rispondili con le risposte predefinite precedentemente. Non ho riportati, ma ovviamente mette a disposizione Angular Mock anche i servizi per moccare il timeout e l'interval, che sono anche quelle cose che possono essere utilizzate nel codice Angular. E lì fa lo stesso ragionamento, cioè utilizza cioè un metodo flush ti permette di comandare quando il timeout, quando fa scattare il timeout, quando fa scattare. Ok, ora io qui ho riportato, diciamo, alcune cose che io ritengo fondamentali quando si fa il test di un controller, magari guardiamole che si fa prima. Ok, allora, vabbè, fondamentale,
caricare il modulo del controller, se no non riuscirete mai ad avere il controller. A questo punto io mi faccio iniettare alcune cose. Allora, il RootScope, che è il classico RootScope di un'applicazione Angular, la funzione controller, che è la funzione con cui farsi creare il controller, location e .q che mi serviva ovviamente per fare una promise, allora mi sono fatto iniettare .q. Quindi ho aggiunto un po' di cosa sintattica. Angular capisce sia il nome .rootScope sia il nome underline .rootScope underline, per il fatto che probabilmente prevedono che uno gli piaccia mettersi da parte la variabile chiamandola .rootScope. Quindi qui potete scrivere o underline .rootScope underline o .rootScope, funziona lo stesso. Ok, qui vediamo un po' di codice di preparatorio per il test. Il attivo di spy sui metodi, in questo caso sul metodo addPromise dell'oggetto PromiseTracker. Ok, la parte interessante è questa. Dico ad Angular di crearmi il controller, home controller. Va bene, se non gli passasse nulla, lui inietterebbe sull'home controller le dipendenze che inietterebbe normalmente nell'esecuzione normale. In questo modo invece io, tra virgolette, sovrascrivo il comportamento, gli dico dagli questo scope, dagli questo data context, dagli questo PromiseTracker, che è una funzione. Ok, poi quando vado a definire il comportamento, per prendere un esempio, ok, tipo qui, lo scope, il controller mette a disposizione sullo scope una funzione load, che è quella che viene chiamata quando si clicca carica. Bene? Quindi nel test, okay, nel test quello che mi permetto di dire è che quando chiamo load deve essere chiamata la funzione load username e atomize, lo spinner poi, atomize è quella che fa sì che lo spinner scatti e si visualizzi. Un altro test che posso fare è quello di dire quando viene chiamato il load ritornagli, diciamo, $apply, l'uso della variabile $apply, quindi faccio ritornare tutto nel giro di Angular e risolvo la direttiva passando un oggetto, risolvo la promessa passando un oggetto con username Andrea Vallotti. Quello che mi aspetto e che sullo scope venga scritto Andrea.Vallotti, come se scrivessi Chuck Norris, insomma, per intendersi. La cosa interessante dei test di un controller è che in realtà non si interagisce mai con il controller, ma si interagisce con lo scope, come succede normalmente in un'applicazione Angular. Io qui ho detto a Angular creami il controller, ma non mi sono tenuto nessun riferimento al controller, perché in realtà poi quello che si fa è interagire con lo scope e sarà watchato dal controller, quello che volete, il controller reagisce e si vede che reagisce, perché sennò, se non reagisse non avremmo la variabile username impostata sullo scope. Giusto per vedere come gira Jasmine. Okay, questa è una pagina HTML messa a disposizione da Jasmine, uno ci mette dentro i propri script e lancia l'esecuzione dei test. In questo caso qui vedete i test, diciamo, del controller e degli altri test che ho impostato io. Se fallisse, lui vi porta direttamente sul controller, sul test specifico e vi permette di rieseguire soltanto quello. È un test runner, ma fa piuttosto bene per essere una pagina HTML. Ok, quindi, come dicevo, le parti salienti, e poi, l'ultimo punto, comunque si è visto anche nel test, utilizzare $apply. Quando si modifica lo scope,
se si vuole, che scattino un watch, eccetera, eccetera, quindi venga eseguita la logica corrispondente, bisogna farlo all'interno del metodo dollar apply. Okay. Per le direttive il test è leggermente diverso, perché si va a testare un'altra cosa, si va a testare la manipolazione del DOM e l'interazione con il DOM. Quindi vediamo un attimo direttamente il codice. Questo test è piuttosto banale, perché questa direttiva utilizza in ogni modo, quindi insomma, sono piuttosto sicuri che funzioni, però giusto per vedere le parti salienti, come prima deve essere caricato il modulo che contiene la direttiva, perché se non lo carichiamo non potremo creare, utilizzare la direttiva. Poi è diciamo, un po' più semplice da un punto di vista di cosa ci serve iniettato da Angular, cioè perché ci basta la funzione compile e root scope. La maggior parte delle volte basta queste due cose. Quindi creiamo uno scope a parte che utilizzeremo per il test. E cosa facciamo? Prendo una stringa HTML in cui c'è il mio, in cui c'è la mia direttiva, e la compilo con $compile, passando poi in fondo lo scope che ho appena creato. Quindi a questo punto la direttiva è compilata, elencata, allo scopo che è in mio possesso. E quindi utilizzo una variabile e digest per far fare un giro, il primo giro ad Angular. Cosa succede? Ho fatto un test per dire quando cambia il valore del mio scopo deve cambiare l'HTML. Bene, quindi appunto dentro la funzione dollar apply modifico il valore della proprietà sullo scope, poi mi aspetto che nell'elemento corrispondente ci sia scritto 5. Viceversa, se prendo l'input sull'HTML C710 e faccio scattare l'evento, perché non è che scatta gli eventi in automatico senza diciamo, un aiutino, vedo poi che sullo scope c'è il valore giusto. Quello che succede è che in questo caso non ho usato dollar apply io, perché non ce n'è bisogno, perché quando io ho triggerato l'evento input, l'NG model avrà il suo listener che farà i suoi ragionamenti e chiamerà lui il dollar apply sullo scope, quindi non devo essere io in questo caso a farlo. L'unica cosa che mi devo garantire è che siano lanciati gli eventi giusti, come se fossi all'interno di un browser. L'ultima parte di questa presentazione riguarda la gestione delle dipendenze. Allora, le dipendenze. Angular ha un modo suo per gestire le dipendenze ed è appunto attraverso i moduli. I moduli, diciamo, in Angular non sono altro che un raggruppamento di codice, speriamo, coerente e riutilizzabile anche in più applicazioni, volendo. Diciamo, il modulo UI Bootstrap. Il Bootstrap è un modulo contenente tutta una serie di direttive che si possono riutilizzare in più applicazioni. Allora, come si dichiara un modulo? Se non lo sapete, si fa in questo modo, a partire dalla, diciamo, da Angular, module, gli si dà un nome, il modulo della mia applicazione è NG Compute University, e poi si specificano le dipendenze, sostanzialmente un array di stringhe, dove ogni stringa è il nome di un altro modulo. Questo array, se il mio modulo, fortunato io, non ha dipendenze con l'esterno, ci deve essere comunque. Poi, diciamo, su ogni modulo può essere dichiarata una funzione di configurazione
una configurazione e una funzione di run, che sostanzialmente vengono eseguiti in due momenti all'avvio dell'applicazione Angular. Il config viene eseguito quando sono stati, diciamo, dopo sono stati registrati tutti i provider, ma prima che effettivamente vengano create le istanze dei servizi e dei controller, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, la funzione config è utile per configurare, appunto, un gioco di parole, per configurare, ad esempio, le root, per configurare dei provider. Non possiamo farci iniettare nella funzione config nessuna cosa, nessun servizio tipo $location, perché ancora non esiste $location. La funzione run invece viene eseguita dopo l'istanziazione di tutti i servizi, e quindi alla funzione run possono essere anche iniettati tutti i servizi da cui la vostra applicazione dipende. Cosa succede? Appunto, i moduli possono dipendere tra di loro. I miei moduli dipendono da Angular, diciamo, da WeBootstrap, eccetera, eccetera. Quindi l'ordine di invocazione delle funzioni config e run ovviamente è da il modulo senza dipendenze fino al modulo, diciamo, da cui che dipende dagli altri moduli, e lo stesso per il run. Sono eseguiti nello stesso ordine, si parla dai moduli più esterni fino ad arrivare ai moduli più interni. L'ultima riga, appunto, per dirvi come mai serve le parentesi quadre quando si crea un modulo, perché se usate la stessa funzione module senza parentesi quadre, in realtà non state creando un modulo, state chiedendo il modulo con quel nome. Quindi se non l'avete creato, Angular non, si blocca, perché non esiste il modulo corrispondente. Ok, sì, qual è il problema? Cioè, Angular ti garantisce che la tua applicazione parte solo se tutte le dipendenze sono caricate, ma Angular non si occupa assolutamente di caricarle queste dipendenze. Quindi se voi nel vostro HTML non mettete il JavaScript nell'ordine giusto, Angular semplicemente non parte. Ti garantisce che una volta l'applicazione è partita ha tutto quello che gli serve, ma non si occupa minimamente di recuperare ciò che gli serve. Allora, diciamo, una libreria interessante a questo punto di vista è RepairJS. RepairJS è complementare, diciamo, alla gestione dei moduli di Angular, perché serve per definire le dipendenze tra file. A volte li chiamano moduli, a volte li chiamano file, ma sostanzialmente per RepairJS un modulo è un file. Quindi vi permette di definire le dipendenze, si occupa di caricare le dipendenze, garantisce il caricamento nell'ordine giusto, quindi non succederà mai che il mio file viene eseguito prima di un file da cui dipendo. È asincro, diciamo, il caricamento viene fatto con più richieste asincrone verso il server. È utilizzabile anche con librerie che non utilizzano RepairJS, ad esempio Angular non utilizza RepairJS assolutamente, però è possibile all'interno di un'applicazione che utilizza RepairJS includere anche Angular. Cosa fondamentale per me è che elimina le variabili globali, cioè perché ora, come vedremo, ogni modulo è dichiarato come una funzione, quindi siamo sicuri che non andremo mai a mettere variabili globali a giro per il browser. E poi infine un altro punto molto, diciamo, che lo rende molto interessante è questo tool r.js, utilizzabile con Node.js, che si occupa sostanzialmente di fare i minify, l'agrify della vostra applicazione, ovviamente scorrendo le dipendenze, quindi partendo dalla radice della vostra applicazione è in grado di recuperare tutte le dipendenze e di metterle tutte insieme in un file unico minimizzato. Per vederlo, diciamo, questo è quello che chiamiamo un main di require, cioè dove si configura require e dove si fa partire, diciamo, il download dei file. La prima parte è la parte di configurazione, diciamo, c'è tutta una serie di cose. Bezurl, diciamo, sembra abbastanza banale, è l'URL di base da cui partire per lui, per capire dove sono i moduli. Paths invece è una configurazione utilizzata per specificare la posizione dei moduli al di fuori del Bezurl.
so se può capitare che voi avete una cartellina script con il vostro JavaScript, poi avete una cartellina accanto vendor con il JavaScript di librerie scaricate, Angular, Bootstrap, eccetera, eccetera. Se voi impostate nel bisul la cartellina scripts, ovviamente la cartellina vendor essendo fuori dovete differenziarla. E poi la proprietà shim è quello che vi dicevo prima, che consente a RepairJS di interagire anche con file che non usano RepairJS, per cui per ogni modulo viene definito una serie di dipendenze e cosa esporta. E poi questa istruzione che vedete qui, che è appunto l'ultima istruzione del main.js di Repair, è la prima istruzione che fa scaricare qualcosa. Sostanzialmente tutti i file che vengono messi in questo array vengono scaricati, quindi a quel punto si parte con le dipendenze. Se ognuno di questi file dipende da altri file, Repair si occupa di scaricarli nell'ordine giusto. Quello che succede alla fine del vostro HTML è che voi avete soltanto uno script referenziato, questo Repair.js, con un attributo custom, data main, che deve puntare ovviamente al main.js descritto sopra. Come vi dicevo, Repair.js si può usare anche con Angular, perché appunto sono complementari, la gestione dei moduli di Angular è complementare rispetto a quella di Repair.js. E ci sono solo alcuni accorgimenti da prendere in considerazione, appunto definire in parte in shim le librerie di Angular, fare bootstrap manuale dell'applicazione, no? Se in realtà molti blog sconsigliano, però quello che va fatto è evitare di mettere il tag ng-app dentro l'HTML e utilizzare un plugin che si chiama DomRDD, di un plugin di Repair.js, che sostanzialmente è equivalente, fa la stessa cosa che viene fatta normalmente dall'evento DomRDD del DOM, soltanto sa che esiste Repair.js, quindi lancia l'evento non quando è finito di caricare il documento, ma quando è finito di scaricare tutti i file da cui dipende l'applicazione. E a quel punto, quando ci arriva l'evento DomRDD di Repair.js, usare Angular Bootstrap, la funzione Angular Bootstrap, per far partire l'applicazione Angular. A questo punto, ad esempio, il test runner dell'HTML per fare il test runner di Jasmine e l'index HTML dell'applicazione possono essere identici, con l'unica differenza che uno referenzierà il main.js, diciamo, di produzione e l'altro referenzierà un main.js di test che avrà alcune piccole differenze, però anche questi due main.js fra di loro sono veramente molto, molto simili, questo aiuta a tenere traccia. Se vogliamo vedere l'index HTML della nostra applicazione, ok, come dicevo, in fondo c'è soltanto il riferimento a Repair.js. Abbiamo un main in cui ho qui c'è l'unico script dell'HTML, qui abbiamo la definizione appunto dei path fuori dal base URL, delle dipendenze o degli export, ad esempio Angular root dipende da Angular ovviamente, e poi abbiamo una funzione require che scarica i primi script, tra cui ad esempio questo app bootstrap e quello in cui viene fatto il bootstrap. Quindi quando ho scaricato l'applicazione, quando ho scaricato le roots e ho scaricato anche il plugin DomRDD di Repair.js, a quel punto diciamo posso far partire l'applicazione. Questo è fondamentale, perché cosa succede? Non appena il Angular.js è stato scaricato da Repair, Angular.js si mette a lavorare, quindi Angular.js cerca il DOM, vede che non c'è ng-app, non fa nulla. Bene, poi dopo arriva davvero l'applicazione, a quel punto Angular ha già passato il DOM e significativamente la vostra pagina HTML rimane morta.
Quindi è fondamentale fare il combustibile boost up manuale. Ok, giusto per vedere una dipendenza. Allora, come si definisce un modulo? Allora, un modulo, come si vede qui, è una funzione, ok? E dipende da altri file. Quindi gli dico che questo file dipende dal file controllers.js. Il .js non si mette perché, dato che per il file .js di default un modulo è un file .js, è superfluo scrivere .js. Dipende dal file provide strahe e dipende dal file data context service. Questo scritto in questo modo, il provide strahe, per sapere a cosa corrisponde dovete andare a vedere la configurazione, perché io sapevo che era un file esterno e quindi dovete andare a vedere il nome provide strahe a che path corrisponde. Gli altri due path invece sono interni alla cartellina scripts, sono semplicemente appunto controllers, la cartella controllers, il file controllers, oppure dall'altra parte la cartellina services e il file data context service, quindi cartellina services, data context service. È fondamentale sostanzialmente quando uno scrive un modulo descrivere tutti i file da cui esso dipende. Poi questi file magari possono essere anche stati già scaricati attraverso un'altra dipendenza, però il vostro modulo funzionerà sempre e comunque per conto suo, perché esplicita quali sono i file da cui dipende. Ci sono dei sistemi negli ambienti di sviluppo che ti permettono di dire da cosa dipende un file, però sei legato all'ambiente di sviluppo. Invece questa è una libreria del tutto esterna. Io trovo un repair particolarmente utile appunto perché aiuta a organizzare il codice e soprattutto una cosa fondamentale, una delle cose che ho preso dal workshop della commit, è che elimina le variabili globali. Se chiama i gatti, ricordatevi questo. Bene, qui c'è alcuni riferimenti, va bene. Questo riferimento mi serve, che mi serve. I primi tre sono abbastanza standard, l'ultimo è un articolo. Domande? Si sta prendendo il secondo microfono, sì, che almeno si prova. Mi è registrata anche la domanda oltre alla risposta. Quando all'interno di una direttiva si utilizza un servizio, magari per interrogare un'API esterna, al momento in cui si vuole testare quella direttiva, è possibile reimplementare quel servizio in modo tale che non interroghi quello vero, visto che non si deve testare quello, ma magari restituisca qualcosa senza interrogare ovviamente l'API esterna? Sì. E quello che si è fatto con dollaro controller si fa immagino con dollaro factory o service? Vedete la direttiva? Esterna una direttiva che però nativamente utilizza un servizio. Quindi vorresti invocare il servizio? Nativamente già la direttiva utilizza il servizio. Al momento di testare la direttiva, il servizio non deve chiamare l'API esterna, ma deve restituire un modulo. Al momento non l'ho mai fatto, ti dico la verità, anche perché io non metto i servizi all'interno delle direttive. C'è un esempio, nell'applicazione stessa c'è una direttiva che poteva funzionare come dici te, sostanzialmente il menu qua su è generato da una direttiva che in funzione di una variabile crea effettivamente il menu. E io preferisco sempre far passare tutto dal controller, cioè non far utilizzare la direttiva direttamente il servizio, ma il controller che fa da gestore della pagina utilizza il servizio, mette i valori sullo scope, la direttiva è legata allo scope, anche perché sostanzialmente la direttiva è una direttiva di visualizzazione, se tu lo vuoi usare la stessa direttiva
un'applicazione diversa, è un servizio diverso, ad esempio per scaricare in questo caso i menu, è proprio un po' legato. Quindi diciamo, presente, immagino sia possibile, perché immagino sia possibile, però non so come si faccia perché non uso come tecnica principale questa. Un'altra domanda? Vedete meno stasera? È stata piuttosto densa, io ho fatto fatica veramente a seguire. Altre curiosità, soprattutto sulla parte dei testing, se no passiamo all'argomento successivo, cioè l'argomento è in realtà una continuazione naturale, quindi se davvero non ci sono altre curiosità, Andrea c'è giù, rimane, se riuscite a beccarlo. Questa è la bocca piena. Esatto, mentre smette di masticare, volevo dire, però nel senso, a parte le battute. E invece, se davvero non avete altre domande, intanto ringrazio Andrea perché è stato esaustivo, secondo me, a dire poco. Lo soprannominerò di avanti l'enciclopedia perché alla fine è stato veramente preciso, sia negli esempi e siccome lo conosco bene, insomma, si è preparato molto bene all'idea di presentarvi qualcosa, anche se dice di non saperla, come vedete, insomma, la domina abbastanza. E invece ora vi invito Daniele Spinosa, che tra l'altro che c'è stato ad altri eventi su Ruby, ha già sentito, e gli ho chiesto di fare una cosa particolare, è un intervento un po' su richiesta. Siamo trovati proprio nel progetto Express Cloud a lavorare, a avere la malsana idea di dire, ma sì, c'è da fare delle UI di provisioning, facciamole in Angular. E che figo, no? Bella idea, così che vengano, si fa cose rich client, molto animate. Quello che poi succedeva è che noi Angular e Ruby non si erano mai messi insieme. Di conseguenza, insomma, non è stato un percorso facile. Non solo, siamo andati in produzione senza aprirci una mazza. Questa è stata la prima release, diciamo. Avevamo problemi del tipo questo file non viene caricato, oppure era stato fatto appunto il mangling, come si dice, appunto l'offuscamento, in Angular ci dava un errore incomprensibile, insomma, si sapeva, dovevamo codificarlo in modo diverso o comunque evitare di fare il mangling senza che fosse predisposto il codice. Insomma, tutta la sua esperienza. Allora, a questo punto ho chiesto a Daniele, visto che quando si scrive JavaScript, comunque, come si è visto anche in questo esempio, il JavaScript arriva da qualche parte e qualcuno appunto scuola di pensiero, mette tutto insieme, usa require, insomma, volevo che lui ci facesse vedere l'altra parte, cioè quando in realtà magari montiamo JavaScript e come organizzare il codice JavaScript e le dipendenze in relazione a un sistema server e che anche questo ha i suoi componenti e le sue dipendenze. Quindi ora non dico altro, anche perché forse potrei depistare la talk dal soggetto principale. E niente, questo è, ho pensato che fosse, ecco, una naturale continuazione per quanto riguarda l'uso, come dire, forse un po' strano, sì, non strano, diciamo, non abbiamo fatto strano, ma insomma estremo, diciamo, comunque avanzato del JavaScript. Oh, ok, funziona. Quanti sviluppatori Rails sono presenti in sala? Meno male, perfetto. Ce n'è anche un altro aspirante. Allora, cercherò di essere veloce, di non annoiarvi troppo. Mi sento molto piccolo dopo che ha parlato il mio predecessore, perché effettivamente io non sono un'enciclopedia. Questo è, che vedete, è un talk un po' sperimentale, nel senso che è proprio in seguito a questa occasione che abbiamo approfondito il modo in cui si può integrare Rails Angular in un progetto particolare e niente, insomma, tra di noi si è creata anche della tensione perché si trovavano cose nel codice che non servivano a niente, insomma, e quindi spero che possa essere utile a qualcuno. Assomiglia più a un articolo da blog post questo, insomma, per dirvi, insomma, quello che abbiamo fatto. La slide precedente è perché qualcuno nel nostro gruppo è stato insultato perché aveva fatto quindi ci è venuto in mente, cioè, vabbè, insomma, l'insulto è stato questo, insomma, quando programmi sembra un cinghiale, nel senso che è un po'
quando noi abbiamo una specie di regola nel nostro piccolo gruppo di gomiti sviluppatori, che non si fa il blame di nessuno, non ci si prende con nessuno, se anche uno aspirante, uno sviluppatore, però questa è una persona particolare, quella che ha fatto questo, quindi era inevitabile che noi gli dicessimo qualcosa, perché alla fine insomma è andata a ridere. Comunque, questo è quello che abbiamo trovato in una delle... lo potevo dire il cliente perché si intravede, okay. Abbiamo fatto insomma un lavoro per questo cliente che insomma il progetto era piuttosto vasto, aveva delle engine, insomma ogni engine ha la sua, il suo stack, le sue cartelle, chi conosce Rails sa che Rails ha un asset pipeline, dietro c'è una libreria di compilazione per chi è esperto di Node, qui probabilmente ci sono esperti di Node, non so, ci sono esperti di Node? Okay. Sono tutti .NET allora probabilmente, non so, o Java. Vabbè, comunque diciamo che all'interno di Rails c'è una, si chiama Asset Pipeline, è un sistema per comprimere, per minificare, comprimere, fare questo mangling di cui parlava, e anche l'obfuscation di cui parlava Davide, che serve insomma fondamentalmente per ridurre la libreria in uscita e rendere il sito un pochino più veloce. E quando si programma, come abbiamo fatto noi, per un progetto così vasto, si fa una buona convenzione è quella di avere delle engine, cioè di avere delle sottoparti di applicazione. Rails è molto flessibile da questo punto di vista e ogni engine ha la sua piccola parte di asset pipeline. Quello che vedete qui è in una di queste engine un po' più nascosta, c'era tutta questa roba qui e quindi noi ci veniva su compilata, ci metteva tantissimo ogni volta che veniva riavviato il server di sviluppo, non si capiva perché. Noterete sulla destra che per essere proprio completi qui è stato aggiunto anche tutte le librerie di internazionalizzazione possibili di Angular, c'è anche, non so, forse era utile, può darsi qualche cliente che viene dall'Oman, cioè c'era in tutta l'Italia, quindi insomma non fate questo. Allora, diciamo, il modo migliore per integrare Rails e Angular è dividere le due parti e utilizzare Rails per fare un'API, fondamentalmente per dialogare in JSON con Angular e non è, io in realtà questo talk vi dico come si farebbe in Rails, nessuno dice qui che si deve fare in Rails, va benissimo qualunque altro a meno sistema alternativo, alla fine ne diremo anche qualcuno diverso in altri linguaggi, non sono un fanatico, però insomma ci si mette poco a tirare su un'API in JSON, insomma fatta con Rails. Allora, la prima cosa, Andrea ha parlato approfonditamente di questo, la API avrà delle rotte, e la prima cosa da fare utilizzando Angular Resource è quella di racchiudere queste rotte intorno in una risorsa, come se fosse un servizio a tutti gli effetti, verrà trattato come un lato dati, però sarà trasparente per Angular, questa è una cosa bellissima di Angular, il binding con questa risorsa esterna. E una cosa che ora vi spiego meglio, dunque qui vedete, vabbè, in realtà qui c'è una menzione di un'applicazioncina che sto facendo per me, che è per la gestione dei componenti Lego. C'è qualcuno qui che ama il Lego o che ci gioca? Vedi, lo sapevo che succedeva che qualcuno alla fine lo beccavo. Insomma, vabbè, l'avete visto, ci sono 100.000 servizi replicable, big set, insomma tutti questi qui che hanno la gestione dei set fatti anche da persone, insomma io ne sto costruendo una e pensavo di farla in Angular, purtroppo non ce l'ho fatta stasera a metterla online, ce l'ho messa tutta ma diverse cose sono intervenute nel mentre, infatti sono anche in ritardo. Quando si fa un'API, una buonissima convenzione, questo è uno dei primi consigli che do, è quello di fare il versioning di questa API, cioè di fare in modo che se un domani cambiate idea o cambiate punto in cui volete agganciare il servizio dal front-end esterno fatto in Angular, avete più front-end diversi, in questo modo avete più flessibilità, ci sono diversi namespace, quindi le rotte vengono sotto forma di API, V1, V2, insomma potete cambiare la versione, i client che sono già fuori funzionano, se avete client per esempio PhoneGap oppure applicazioni che non potete più modificare, potete avere più versioni diverse che convivono contemporaneamente. Quelle direttive che sono più in basso, che sono annidate, che si chiamano resources, cioè un modo più veloce in Rails per costituire delle rotte specifiche per il master e per il detail di un gruppo di una collezione di oggetti. In questo caso, siccome le parti Lego, i mattoncini, fanno parte di alcuni set, allora qui si può accedere al set, al nome del set con tutte le sue caratteristiche, alle parti che lo compongono e
quelle che vedete dentro le parentesi quadre only sono messe sotto direttiva only perché ancora per avere maggiore sicurezza nell'API, ridurre il numero delle azioni che sono esposte all'esterno, e per azioni intendo dire i metodi della parte controller di Rails che vengono chiamati. Rails è uno dei tanti framework MVC, la parte di controller è quella che contiene insomma i metodi che vengono invocati, insomma il layer di sgancio nel mezzo per parlare con il layer dei dati. Se uno, in questo caso io ho fatto un'app praticamente di sola lettura, ma si può tranquillamente fare anche in scrittura, quindi in questo caso io prendo soltanto la lista degli oggetti, lo specifico oggetto. Sotto vedete, ora mi interrogo, sotto vedete che ci sono tre get, insomma sono tre tipi di chiamate che vengono fatte al sistema. L'ultima, il numero che c'è in fondo è l'ID dell'oggetto che vogliamo tirare su. Questo alla fine per voi sarà completamente trasparente, questa è una delle cose belle di lavorare con i framework. Allo stesso tempo però quando poi dovete debuggare dovete sapere cosa vedete qui, insomma. Chi di voi sa che cos'è il pezzo 3001? Probabilmente lo sapete tutti perché siete espertissimi. Il mattoncino 2x4, quello più famoso, insomma. Allora, avete visto che Rails ha una struttura di dati, si basa su delle convenzioni che sono piuttosto consolidate. Quella che vedete in alto è un po' l'albero, del come verrebbe se costruissi un'API in Rails, l'albero delle cartelle. A tutti gli effetti l'API viene gestita anche questa con dei controller, e all'interno di questi controller, sotto vedete un esempio di controller che in cui in maniera piuttosto veloce, semplice, molto, molto sintetica, vengono definite le due azioni che rispondano in JSON, e automaticamente viene formattato il JSON sia che sia una risorsa singola che una risorsa, un elenco di risorse, una lista di kit della Lego oppure un singolo kit. Questo è un modo, è abbastanza veloce, però se volete fare cose più potenti, più performanti, Rails adopera, ci sono delle gemme aggiuntive per Rails, sono gli Active Model Serializers, che insomma se volete andare un pochino più spinti, controllare al massimo quello che viene scritto nel JSON, come viene scritto, si può andare più velocemente. Ci sono diversi livelli, chiaramente, questo è quello più, un pochino più veloce, ma allo stesso tempo non da cinghiale per fare un'API, diciamo così. Nella versione 4 di Rails, ultima, è importante questo se dovete scrivere qualcosa nel backend dell'applicazione su database con Angular, quando si fa l'API bisogna ricordarsi che per la protezione, questa è una protezione dal mass assignment. Prima nella versione di Rails 3 il mass assignment veniva protetto a livello di modello dei dati, si scriveva direttamente sul modello dei dati, quindi in questo caso il Lego set c'era scritto quali erano il set di parametri che potevano essere scritti su database dall'API esterna. Questa cosa è stata spostata per renderla un pochino più flessibile a livello del controller, e è buono costruirsi un helper method, in fondo al controller scrivervi questa cosa in cui scrivete quali sono i parametri di cui avete bisogno con require e quali sono quelli permessi tra i parametri, con require definite l'oggetto che vi aspettate e su questo oggetto permettete un certo numero di parametri di scrittura. Noioso, vado più avanti. Allora, per integrare invece dal lato front-end si può procedere in maniera abbastanza così con la zappa, si prende, si mette tutto quanto dentro layout in ERB. I template in Rails sono gestiti con questo sistema di template, è uno dei tanti, ma insomma è abbastanza diffuso, che sarebbe ERB, ERB insomma. Ci sono questi helper tag che si compilano in fase di runtime, diventano delle stringhe più lunghe, insomma, con una semantica più corretta. In questo caso si fanno le due chiamate alle CDN di Google e si tira giù la versione minificata di Angular e la versione di Angular Resource. Non è il modo migliore, perché poi vi trovate della roba nella view, nella parte più esterna, dà adito a fare disordine, diciamo così. Si può usare, scusando la strada precedente, si potrebbe pensare di prendere i componenti e metterli manualmente dentro l'asset pipeline, dentro quelle cartelle che avete visto all'inizio della presentazione, app assets, dentro Rails c'è una cartella che si chiama assets, al suo interno ci sono gli style sheets, JavaScript, images e tutte queste altre cose qua che vengono compresse e minificate per essere rese più veloce, per rendere il sito più veloce. Esiste un manifest file, che è questo application.js, è una sorta di
di lista delle cose che servono all'interno della vostra applicazione, da qui ne fate il require. Come vedete c'è sia jQuery, c'è anche un plugin di jQuery che serve per alcune componenti Ajax e Rails, e poi potete chiamare anche Angular. L'importante è farlo in questo punto, cioè dopo aver chiamato jQuery, e poi dopo aver chiamato anche un'altra cosa che si chiama TurboLinks, che serve anche quella, un'altra particolarità di Rails. Comunque Angular non deve essere chiamato per primo, diciamo così. Questo è un modo. Volete andare più veloce, volete essere più sicuri di quello che fate, c'è qualcuno che ha già fatto qualcosa per voi. Davide, a Davide questo non piacerà, perché lui dice che noi ogni volta che abbiamo bisogno di una cosa mettiamo una gemma. Non è sempre vero, non è così. Le gemme in Rails, le gemme in Ruby sono, è un sistema di packaging di Ruby, è il modo con cui potete incorporare il codice scritto da altri. In questo caso vale anche per il front-end, per gli script che mettete in front-end. Allora c'è questa... Non mi sono dimenticato di mettervi il link a GitHub, però viene mantenuta questa gemma che contiene già tutto quello che deve essere fatto per benino per inserire Angular in Rails. È molto, insomma, è così, non dovete occuparvi di questo. Quindi Rails c'ha anche il suo sistema di bundling, cioè di aggancio di tutti i pacchetti al progetto. Quindi con questo voi velocemente potete trovare a sviluppare, portarvi in Angular, spostarvi sullo sviluppo in Angular, sullo front-end. Quindi se magari fate il minimo indispensabile in Rails, cioè avete molti sviluppatori che sono, siete esperti di JavaScript, comunque siete esperti di Angular, potete tutto sommato quasi non toccare l'applicazione Rails, cioè copiare proprio codice online, e avete già tutto ciò che vi serve per avere un'API minima in JSON funzionante, che è anche abbastanza veloce e può essere deployata in produzione senza grossi problemi. Se volete utilizzare all'interno di questa gemma, sono comprese anche le versioni, compreso sia Angular Resource, che serve per connettersi a API esterne, e anche la versione non stabile di Angular, se volete adoperare, essere cutting-edge, insomma con l'ultima versione. Qualunque cosa fate nel progetto, un po' come accennava Davide all'inizio, è buono prendersi un po' di precauzioni, perché poi in produzione l'ambiente un po' si differenzia da quello di sviluppo e potete avere delle cattive sorprese. Allora, la prima cosa è questa famosa del mangling. Allora, questo per darvi lo scenario: noi eravamo su una scrivania in mezzo tra di noi, di fronte c'erano tutti i committenti, compreso anche il direttore generale del marketing, e da questo lato c'eravamo noi, e dietro di noi, noi sviluppatori, dietro di noi c'era Davide che oscillava come fanno i leoni in gabbia, praticamente, perché a un certo punto non funzionava più niente, cioè soprattutto non funzionava una parte che dovevamo fare vedere, che era questa molto bella fatta in Angular, e questo perché Rails, tranne la sua asset pipeline, ha anche questo sistema di fondamentalmente renaming delle variabili. Per rendere il codice JavaScript ancora più corto, cambia il nome alle variabili. Allora, questo ad Angular fa male. Ci sono diverse iniziative per risolvere questo problema, però velocemente, poi come abbiamo fatto quella sera, si può disabilitare questa parte di uglifying del codice del compressore dell'asset pipeline, e tutto riprende a funzionare magicamente, tutti si va a casa tranquilli, anche se è tarda sera ormai. Non è chiaramente, la compressione del JavaScript non è così performante, perché questa è una parte piuttosto, diciamo, grossa, questa delle variabili. Un'alternativa a questo, se volete mantenerla, è quella di dare nomi ai parametri in ingresso dei vostri servizi Angular. In questo caso l'EgoSet era uno di quelli che viene, insomma, che veniva modificato, magari trasformato in L e basta, ecco. Rende il codice Angular un pochino più leggibile, aggiunge sintassi, perché praticamente, come vedete, vengono aggiunte le parentesi quadre prima e dopo. Questo che vedete è CoffeeScript, forse qualcuno lo conosce, è un modo per scrivere JavaScript in maniera un po' più sintetica, però è rispettoso del JavaScript, nel senso che poi compila in un JavaScript che rispetta tutti gli standard. Per gli sviluppatori Rails, c'è questa cosa, questa tendenza a volere rendere il codice più leggibile. E quindi in questo caso questa freccina in realtà è come se scrivessi function, no? Qui sono i parametri che io passo alla function. Questo qui che vedete è come se fosse un array, cioè prima di dirgli cosa sto passando a quella funzione, dico come chiamerò il parametro, in questo caso è $resource. Cioè, impongo al minificatore di non toccare
almeno quella parte lì, cioè quei parametri non devono rimanere con quel nome. Anche in questo caso, se volete evitare problemi, l'avessimo scoperto al tempo sarebbe stata una cosa buona, però esistono esiste una gemma che si chiama ng-annotate, è sempre mantenuta e insomma la trovate su GitHub, insomma gli ultimi commit sono del mese scorso, quindi è abbastanza aggiornata, che si inietta nel processo di... voi potete anche non fare il passo 2 che vi ho detto e nemmeno, chiaramente nemmeno il passo 1, ci pensa questa gemma a fare quella procedura di protezione del naming. In questo caso potete andare, se volete, a vedere. Allora, nel caso del... che cosa sono... Rails possiede questa funzione particolare dei turbolinks, a partire dalla versione 4 di Rails è diventata una cosa, diciamo, uno standard, fa parte, insomma, non, che cos'è? Fondamentalmente tutti i link dell'applicazione, ci pensa Rails a farlo automaticamente, vengono detectati, vengono insomma contrassegnati dall'applicazione e automaticamente questi link diventano link a JAXMA con una particolarità. In sostanza permettono a front-end e back-end di parlare e di evitare di caricare tutta la pagina, ma non semplicemente come, cioè, un po' come fareste in Ajax a mano, diciamo mi carico solo questa parte del DOM. In questo caso è fatto automaticamente e controlla le differenze, cioè ciò che è cambiato nella pagina viene caricato soltanto quello. Per fare questo c'è tutto dietro, c'è l'antenato di Turbolinks, è Pjax, forse qualcuno l'ha sentito nominare, perché questo tipo di magia crea problemi anche sul push state, cioè sulla history del browser, insomma questo è tutto gestito in Rails, però fondamentalmente a voi quello che interessa è che se agiscono i Turbolinks, siccome cambiano le callback del DOM, non c'è più il DOM load e basta, ma ce ne sono altre, Rails lavora lì, è necessario che Angular sia inserito subito dopo i Turbolinks, e poi bisogna fare un'altra cosa più avanti, ve la spiego, dire ad Angular che di aspettare l'inizializzazione dei Turbolinks prima di agire, di inizializzare l'applicazione. Anche questo può essere per voi trasparente una volta che è installato, una volta che avete il template dell'applicazione potete fregarvene, insomma andare avanti se non volete perdervi in Rails. Allora, questa è semplicemente una buona convenzione di dividere dentro l'asset pipeline, dividere in cartelle il vostro lavoro, questo è insomma è semplicemente un suggerimento, utilizzando la lib per tutto un po' come l'immondezzaio, cioè un po' come insomma il contenitore di tutto quello che vi viene in mente, dipendenze varie, insomma che non sapete dove altro mettere. Però almeno i controller, i direttivi e i servizi tenete separati aiuta molto, perché potete anche dividervi il lavoro, insomma invece di dove trova la parte, dove è la funzione che hai messo tu, insomma scorrendo, quindi poi non so cosa pensa Andrea di questo, non sta scrivendo sul cellulare, quindi non sta va bene. Allora, un'altra cosa interessante di Rails è la cross-site request forgery, la protezione dalla cross-site request forgery. All'interno di ogni pagina c'è un hash, un codice piuttosto lungo che evita che insomma queste richieste, questi attacchi, non entro nel merito, però questi attacchi che possono avvenire dall'esterno, cioè fare richieste che possono venire da siti esterni, non dall'applicazione stessa. Il codicino che ho messo sotto, trattandosi soprattutto di un'API, va negli header delle richieste, e in questa maniera, passando costantemente questo token, siete protetti anche da questo. Quindi questo tenete presente, anche se la slide non è chiarissima, però tenete presente che c'è questa possibilità e che potete utilizzarla anche con Angular, ed è buona cosa che si faccia. Riguardo ai Turbolinks, vi dicevo che ci si aggancia al page load, che è una chiamata, una callback custom del DOM aggiunta dai Turbolinks. Come ha detto già Andrea, non utilizzate il tag ng-app all'interno dell'applicazione, perché fa scaturire chiaramente l'inizializzazione dell'applicazione Angular. Potete affidarvi invece a questo sistema che ho descritto qui, poi io darò le mie slide, quindi se qualcuno vuole andarsene a vedere, questo è il modo. Anche qui sto scrivendo in CoffeeScript, ma insomma si fa presto a tradurlo.
ci sono delle alternative, non è necessario fare tutto quello che ho detto, si può andare anche con sistemi più preconfezionati, magari da alcuni sono più congeniali. Quello che vedete qua è Yeoman, che è forse quello che è un pochino più consolidato rispetto agli altri, c'è un po' più storia, però fondamentalmente utilizzare questo tipo di sistemi significa, se volete, rinunciare, potete rinunciare all'asset pipeline, potete rinunciarci a D-Rails, potete rinunciarci a metà, o potete anche completamente fare tutto quanto in Rails. Insomma, avete visto, io fino adesso ho descritto, cercando di fare tutto con gli strumenti di Rails, però se volete si possono prendere anche soluzioni alternative ibride. Yeoman, secondo me, parere veramente opinione modesta, è molto buono se ci sono una o più single page applications. Comincia a diventare, secondo me, Rails, quando avete diversi sviluppatori Rails che conoscono magari poco JavaScript e poco Angular, ma volete comunque utilizzare Angular, forse è meglio rimanere nel mondo Rails, andando a vedere se quando ci sono problemi e andando ad affrontarli. Se invece vi spostate un po' più da quest'altro lato, avete più sviluppatori Angular, più sviluppatori JavaScript e non avete un'applicazione che deve avere per forza entrambe, sia view normali che single page applications mescolate insieme, forse è meglio andare con Angular, con Yeoman, soprattutto perché è opinionato, non so se nemmeno la traduzione sia giusta, però ci sono moltissimi generi. Yeoman ha questa particolarità, è un tool che permette l'uso di generators, un po' come quando in Rails si crea un'applicazione, puoi generare il codice un po' a priori, quando lanci il progetto, quindi seguendo delle convenzioni fatte da altri sviluppatori più esperti di te. Lo stesso vale per Yeoman, e c'è un generator specifico per Angular, e questi sono i passi da fare per arrivare ad avere, a partire da un'applicazione Rails, un toolset Yeoman funzionante. Vedete che c'è anche un generator per Karma, consiglio vivamente l'uso di tool di TDD, Test Driven Development. E poi qui vengono appena menzionati altri due tool, come Yeoman è un sistema di code generation, c'è Grunt, che è chi viene dal mondo Node lo conosce bene, è un sistema per compilare. Chi conosce Make, magari poi c'è venuto chi ha conosciuto Rake nel mondo Ruby e Rails, insomma sono addirittura Ant, sistemi di compilazione veloce e sono pluggabili, cioè ci si può agganciare dentro altre parti, diciamo, della supply chain, cioè tipo, si possono mettere compressori, minificatori, amplificatori, insomma documentatori, quello che volete, insomma. E qui Grunt sostituisce quello che nel mondo Rails viene fatto da una gemma che si chiama Sprocket, cioè all'interno dell'asset pipeline quella cosa che vi dicevo, refine, minifine, eccetera, viene fatta da Sprocket. Qui, se uno se ne vuole andare, utilizza Grunt. Comunque, in questo caso viene utilizzata soltanto una parte di Grunt, quindi poi vediamo che si può fare anche senza Yeoman, completamente con Grunt. Bower è invece un modo per gestire meglio i componenti esterni JavaScript. Ormai siamo a un punto che appena vedete un editor di testo Markdown, oppure vedete una libreria che conta le parole in una text area o non lo so quale altra cosa, non vi basta più nemmeno jQuery, sono giù componenti, almeno i personaggi come Davide chiedono molto queste cose. possiamo metterci questo, anche chi si occupa di front-end vuole componenti JavaScript carini che sono magari già preconfezionati. Bower è un sistema molto, molto utile, ha un registry simile a quello di Node che si chiama NPM, un registry di componenti, fondamentalmente pacchettizzano librerie JavaScript fatte da altri sviluppatori. Sul sito bower.io trovate l'elenco, ce ne sono veramente una marea. Quindi con questo potete gestire i componenti esterni, mettere su magari velocemente un'applicazione che ha anche della roba su front-end interessante. Vabbè, due loghi, perché quello che potete fare con Yeoman, potete anche completamente escluderlo e adoperare, e quindi rinunciare anche all'asset pipeline e fare tutto quanto soltanto con Bower e Grunt. Quindi questo ha due vantaggi, senza dubbio. Il primo è che è completamente disaccoppiato dall'applicazione, cioè il vostro team di sviluppatori
JavaScript, Angular, sta per fatti suoi, parla per quello che deve parlare, esattamente come farebbe un'API tra front-end e back-end. E se vi trovate con un back-end che deve cambiare, perché avete un'applicazione da aggiornare, volete mettergli su, partite subito con lo sviluppo dell'aggiornamento, sull'aggiornamento del front-end con Angular per rendere tutto quanto molto più carino, nel mentre gli altri possono upgradare Rails, che da, soprattutto la versione 3 e la versione 4 non è proprio una cosa facile. Quindi questo vi aiuta molto. Secondo me la scelta in questo caso sta a rinunciare completamente al mondo Rails, è più da guardare da un punto di vista, insomma, così amministrativo. Avete gli sviluppatori Rails, cercate di sfruttarne le caratteristiche, quindi magari o magari di potenziarne le caratteristiche facendogli imparare Angular e facendo fare tutto a loro. Avete entrambi, forse è meglio la soluzione con Yeoman. Avete soltanto, cioè in Rails c'è tipo uno che viene dall'università e non sa poco o quasi niente di sviluppo web, magari spostatevi, però avete magari degli esperti di Angular, fate tutto quanto con Bower e Groot. Però c'è anche un'altra alternativa, perché chi tecnologie più consolidate non vogliono mai rinunciare alla modernità. Allora, questa è una novità che non è da tanto che c'è. Allora, antefatto, come vi ho detto, i progetti Rails hanno il loro zainetto all'interno del quale possono tenere tutti i pacchetti che servono al progetto, che si chiama Bundler. Esiste un file che si chiama gemfile, all'interno di questo gemfile ci sono tutte quante le gemme che si adoperano al progetto Rails. Queste gemme vengono caricate ogni volta che viene deployato il progetto, che viene reinstallato, che viene aggiornato, da una sorgente esterna, un sito web che ha una sua API, che sotto profondo controllo, sviluppato dai fondatori della community di Ruby e di Rails, quindi sicurissimo, da cui vengono caricate le ultime versioni delle gemme, e quel sito lì, che sarebbe RubyGems, forse qualcuno l'ha sentito, RubyGems.org, è collegato anche ai repository GitHub, quindi uno può anche specificare, prendi la versione del branch X su GitHub di quella gemma. Con la stessa idea, però chiaramente qui c'è una community più ristretta che si occupa di mantenere questo progetto, si può aggiungere al gemfile, si possono aggiungere più sorgenti, esattamente come RubyGems, si può aggiungere quest'altra che si chiama RailsAssets, sotto forma sempre di chiamata, cioè source, RailsAssets.org, in alto al vostro gemfile. Quello che fa questa sorgente è una cosa carina, cioè ad ogni richiesta che viene fatta si preoccupa di procurare il componente JavaScript, o comunque il componente esterno, e di trasformarlo in una gemma. E in questa maniera viene incorporato, un po' come avete visto che io ho detto, la soluzione per tutte le stagioni prima era quella di utilizzare Angular Rails, una gemma, cioè uno sviluppatore che si è messo lì, ha messo tutte le cartelle giuste, insomma ha utilizzato tutte le convenzioni giuste per fare un progetto Angular Rails, e l'ha trasformato in una gemma. Nello stesso identico modo, se voi volete incorporare altre parti del sistema, potete farlo, cioè fondamentalmente scrivete come se fossero delle gemme esistenti, e il sistema si preoccupa di scaricarle, precompilarle, impacchettarle e farvele raggiungere il progetto. La debolezza di questa cosa chiaramente è che se un domani questo sistema si perde, oppure insomma, gli sviluppatori litigano, non so, succede qualcosa di questo genere, domani voi avete una dipendenza da una sorgente esterna che fin tanto che il progetto non si aggiornava bene, poi dopo insomma dovete passare, risolvere, insomma, quindi varie possibilità. Chiaramente non siete costretti a fare tutto quanto in Rails, nessuno vi obbliga. Qui in realtà io ho fatto mi sono spostato un po' da Rails, sono passato un po' più al mondo Ruby prima, nel senso che se dovete sviluppare una API che è abbastanza semplice, potete anche limitarvi a utilizzare Rails API, che sarebbe una versione snellita di Rails, a cui sono state sottratte tutta una serie di cose che non sono utili, che però vi garantisce sempre lo stesso sistema di sicurezza e alcune facilitazioni nello sviluppo del codice, come insomma è stato tolto il templating chiaramente, però magari l'MVC è mantenuto, le migrazioni che sono una cosa di Rails molto utile per aggiornare il database, ci sono, insomma. E se però niente di tutto questo vi serve, sapete, appena volete proprio andare più snelli possibile, io cito sempre questo framework che non tutti conoscono, che si chiama Sinatra, che è sempre in Ruby ed è a tutti gli effetti è un domain specific language, non è nemmeno un framework, si può vedere il codice sorgente di questo framework in un unico file praticamente, e si permette di definire delle API molto velocemente per fare anche sperimentazione.
Un'altra alternativa, rinunciando completamente al mondo Rails e al mondo Ruby, è utilizzare Angular File con Firebase, che è chi conosce Firebase lo sa, chi non lo sa non lo impara qua, però sostanzialmente API preconfezionata all'esterno, voi potete interagire con questa API da web, da portale web, costruite tutto quanto lì con un bel portalino e poi utilizzate Angular File, che è un plugin di Angular, per interagire con Firebase. Node.js, senz'altro valido, ci sono moltissimi sviluppatori che amano essere chiamati full stack JavaScript, io non so bene cosa voglia dire questa cosa, però vabbè, insomma, se siete hardcore JavaScript e non volete avere altre tecnologie nel mezzo, ce l'avrete comunque, ma insomma, Node va più che bene per questo, anzi per certi tipi di applicazione senz'altro centinaia di migliaia di volte meglio di Rails, soprattutto per quelle che sono particolarmente cariche, cioè le domande e risposte da backend richiedono molta computazione, diciamo, perché così asincrono è fatto molto bene. Poi c'è, potremmo chiamare New Kids on the Block, New Kids on the Block, che sarebbe Go, che nel mondo Google è un nuovo linguaggio di programmazione, cioè i suoi framework, ce n'è uno, si chiama Martini. Anche lì si può tranquillamente ottenere un'API, dipende chiaramente dalla grandezza del progetto. Io Go non adopererei per qualcosa in cui c'è il cliente che ti sta lì col fucile spianato, però senz'altro da tenere sott'occhio per il futuro, quindi mi raccomando, non fate come qualcun altro, avete visto all'inizio, sviluppate per bene, non vi comportate come cinghiali. Spero di non essere stato troppo noioso. Non avete domande, ti assicuro, abbiamo tutti fame. Sì. Io ho molta paura delle vostre domande. Perché... Allora, a parte confessare che questa è proprio una talk che mi sono fatto fare su misura, quindi io le domande le avevo già fatte prima, quindi se qualcun altro ha veramente qualche domanda e su diciamo, il percorso che ci ha fatto fare Daniele su appunto gestire il JavaScript, vuol dire quando non si è così bravi o comunque in qualche modo capendoci dall'A alla Z dove nascono le cose e dove arrivano. Quindi se avete qualche curiosità chiedete pure. Bene, era solo per me. Bene, il cinghiale ovviamente sono in possibilità, no, voglio solo raccontare un aneddoto. Veramente mi sono trovato una sera alle 8 che volevo, mi ero imposto di andare in produzione, di mettere diciamo in visione, in test, un pezzo di Angular che era stato fatto da altra gente. Non avevo né l'altra gente, quell'altro relatore di prima ovviamente, che aveva fatto tutto l'Angular con i suoi criteri sviluppato su .NET, ok, va bene, quindi con Visual Studio. Io dovevo prendere quel file sorgente dato da lui, senza di lui, senza nessun sviluppatore Rails accanto a me, ero l'unico alle 8 di sera, e cominciamo a buttare dentro JavaScript finché a un certo punto F5 qualcosa funzionava. Questo è l'aneddoto, ovvio. E quindi lui si è trovato nei tentativi disperati anche appunto la versione locale di Angular per gli stati più improbabili, perché finché funzionava ho copiato JavaScript e sorgente da un posto a quell'altro secondo una mail che aveva dato Andrea, giustamente. Che potrebbe essere tradotto con, non so, non lasciate i soci di commit da soli col vostro codice. Esatto. Soprattutto se lo messi in testa della produzione. Con rispetto per gli altri soci presenti qui. Ma infatti parla solo di qua. No, infatti. Ho messo male allora. La follia è la pipeline di Ruby. Come? La follia è la pipeline di Ruby. La polemica la lascio per l'aperitivo, semplicemente anche. Vuoi litigare? E parte la scherzo. Vuoi che ti risulti indigesto il buffet? La soluzione te li separati, basta. Vabbè, comunque sì, insomma, chiaramente qui si scherza, massimo rispetto, nel senso che anche per la asset pipeline di Rails, questo va per spezzare una lancia, fa veramente schifo. Cioè, quando è stata introdotta, la maggioranza dei sviluppatori ha avuto dei gonati di vomito. E probabilmente questo è anche uno dei problemi che è ancora da risolvere in persona per le future versioni. Quindi, però, funziona, il sito è veloce, il cliente è contento, quindi perché toccarla? Però, se siete coraggiosi, si può anche seguire altre strade. Bene, colgo l'occasione per dare semplicemente questa comicità che abbiamo creato su questa vignetta della verità, sono storie di sviluppatori, so benissimo, le avete anche voi, quindi magari un giorno facciamo un'aula, insomma, un anonimo alcolisti. Voglio segnalare che tra i neologismi oggi abbiamo, vabbè,
in blindare, no, no, Daniele non ha usato i punti. E abbiamo anche watchare, tra i due, venuto fuori tutte e due, watchare e blindare. Insomma, che plaggare. Facciamo, ecco, sul blog di Omit Universi, cominciamo veramente a fare un archivio di questi termini. Però oggi siamo tutti dei nostri, non ci sono, a parte le due ragazze lassù, insomma, sono addetti all'organizzazione, giustamente oggi hanno fatto due occhi così, con quello hanno visto, non hanno visto né un disegnino, cioè, a parte due o tre frasi Daniele, per il resto era veramente roba hardcore JavaScript. Allora, solo per dirvi con questa velocità che ancora una volta il portale Express Cloud ha tutti questi bug ancora lì, quindi se volete fare i fighi per tester, che anzi quasi i Tiger Team li sta a fare, tutte quelle cose che ha detto Daniele non abbiamo ancora fatto in realtà. Ci stiamo lavorando. Quindi, come dire, avete capito bene che quando non funzionava abbiamo dato il mangling, che a un certo punto la cross-reference forgery, come cacchio si chiama, l'abbiamo tolta perché non ci funzionava, di conseguenza lui oggi ci ha spiegato come va messa anche in Angular, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se volete andare pesi a buttarlo giù, ecco, anche insomma, terreno facile, se volete prendere questo premio. Basta, solo per dire davvero ancora grazie a tutti di essere venuti, e oggi penso sia stata particolarmente densa, quindi se vi continua a piacere, a agosto, se siete tutti d'accordo, facciamo pausa. Il terzo giovedì d'agosto penso sia dopo Ferragosto, quindi evitiamo. È il 16? No. Sì. Sarà il 18, insomma, non so, ora non importa, tanto non si fa, quindi. E niente, ci rivedremo a settembre, quindi insomma spero che dopo le vacanze, e approfitto appunto per augurare a tutti buone vacanze, tanto ci vediamo, ci salutiamo giù, però ufficialmente Comit Universi vi auguro buone vacanze e vi ringrazio ancora una volta di essere venuti da noi, grazie mille.